Which one? Nicola, andiamo? Non sono io, eh? No. Buonasera a tutti. Noi facciamo la seconda parte della giornata che abbiamo iniziato questa mattina con il programma rispettato. L'unica variante è che la curatrice del Museo di Danimarca, che doveva essere qui con noi, non è potuta venire perché ha avuto molta paura del Covid per lei e per la sua famiglia, dato che in Danimarca c'è una situazione un po' di emergenza in questi giorni. E quindi ci ha chiesto la cortesia di poter fare l'intervento via Zoom, via internet. E quindi adesso noi cerchiamo di partire con l'intervento, però dopo che i nostri bravi conduttori Eva Garau e Giovanni Sanna, in particolare Giovanna, introduce Anne Mette. Dopodiché Eva Garau tradurrà l'intervento di Anne Mette, ok? E speriamo che vada tutto bene. Grazie. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Iniziamo subito, abbiamo il piacere di presentare una persona illustre, importante. Abbiamo detto stamattina, di questo straordinario interesse della Danimarca, degli studiosi danesi per la nostra cultura, per le Launeddas in particolare. Adesso a intervenire è proprio una persona che all'interno di questo movimento danese di interesse nei confronti della nostra cultura è al vertice, si chiama Ann Mette Marken Andersen ed è ispettrice e curatrice del Museo Nazionale di Danimarca, dove ci sono tra le altre le collezioni raccolte da Benson e poi conservate nel Museo Nazionale. La parola dunque Andersen, prego. Hello, Anne Mette. Can you hear me? Oh, very good. We just have a technical problem. We can't hear your voice. Just a second. No, but I'm trying. Can you hear me now? Perfect. It's yeah, perfect okay. Now. Okay. Go on. I'll just put the loudspeaker up a bit. All right. Can you see me? I can't see the screen. So Okay. Yes. Hello. Hello. Nice to see you again. Nice to see you. And I'm sorry I can't be with you. I'm Anne Mette Andersen, and from Copenhagen, and I'm the curator at the National Museum, where I am at the Department of Modern History. Eva, tell me how quickly you want me to speak. Yeah, that's okay. I'm just going to translate this bit. Sono Anne Mette Marchensen. Sono la curatrice del Museo Nazionale di Danimarca, con particolare riferimento al Dipartimento di Storia. Anne Mette ci dice che è dispiaciuta di non essere qui con noi oggi. To you. Okay. My specialty is normally collection management, and then I work a lot with very modern history. I have done the Corona collection the past 2 years, and I'm a specialist in Christmas, very, very now, and then I also do Victorian home. But I do a lot of different things and work a lot with objects. So, quindi la mia specialità, ciò in cui sono specializzata all'interno del museo, è la storia moderna, la prima storia moderna, e in particolare mi occupo degli oggetti conservati presso il nostro museo. Ok, if you change the slide. Are the slides on? Give us, here we are, yes. Okay.
I assume you see a slide with a lot of small places on it, a lot of small pictures. Okay, I'm getting the slides now. Sorry. Okay, if we change the slide. Okay. There. Okay, the National Museum is the main museum in Denmark, but it's not only one museum, it is 18 museums. And there is more than 2 million objects in the museum. There's only about 2% exhibited at all these 18 places. Quindi il Museo Nazionale è il primo museo di Danimarca, ospita circa 2 milioni di oggetti, anche se soltanto il 2% di questi oggetti che noi ospitiamo al museo sono stati mostrati, sono stati parte di mostre o comunque fruibili al pubblico. To you. So at current there's none of the Sardinian objects on display. In questo momento non ci sono oggetti che riguardano la Sardegna in mostra. If you change the slide. Okay, in the National Museum there's about 180 objects and a little more than 250 photos from the late 50s. And most of these objects and all of these photos are collected by Fridolin Weiss-Benson. Are collected and admit? Okay, il museo ha circa 180 oggetti, la cui datazione è degli anni 50, del Novecento, la maggior parte dei quali sono stati collezionati e quindi acquisiti da Benson. And most of the objects are from the 1900s and the largest part of them are from the 1950s. So they're not very old in that respect. La gran parte degli oggetti sono oggetti del Novecento, in particolare la parte più ampia della collezione si fa riferimento agli anni 50 del Novecento e quindi non sono oggetti particolarmente antichi, particolarmente vecchi. If you change the slide, please. Okay. The collection that Fridolin Weiss-Benson's collections talk into is a tendency in ethnology in the 50s, and that is to make comparative studies. La tendenza per quanto riguarda in particolare gli oggetti degli anni 50 del Novecento, dal punto di vista ha uno sguardo particolarmente attento all'etnologia e privilegia le collezioni, gli studi comparativi. And at the time when Fridolin did his studies, he was a student at ethnology. And at that time, the museum and ethnology was very close connected. Era molto vicino. Sorry, Annemette, it was very close. They were very close connected. So the studies at okay. The university and the museum yes. Was just almost like one. Thank you. Quando Benson era studente, il museo e le facoltà universitarie erano strettamente connessi tra di loro, c'era molta collaborazione tra le due istituzioni. I can tell you some of my older colleagues remember him. Alcuni dei miei vecchi colleghi, dei colleghi più avanti con gli anni, si ricordano bene di Benson. But if you look at the photos here, so the comparative studies, they would look at cultural traits. And then see how can you see them in other parts of Europe. So we have one of the Sardinian photos and also at the same time a photo from the Faroe Islands. So they went everywhere to study cultural traits. Quindi tornando alla dimensione comparativa degli studi di questo periodo, possiamo vedere già da queste foto dove abbiamo una foto che riguarda la Sardegna, una foto che riguarda le isole Faroe. E era molto in uso quella di nel tentativo di studiare i tratti culturali tipici di un certo luogo, quello di recarsi in altri luoghi dove si presumeva si replicassero determinate usanze o tradizioni.
And at this time, it's very much a peasant culture that is of interest, and because it's changing so rapidly that they want to capture it while it still is to be shown. In questo periodo in particolare, Annemette, can you repeat what culture was prominent? The peasant, the farming culture. Okay. Sì, thank you. La cultura che veniva studiata in particolare era quella legata all'agricoltura e si aveva la sensazione durante gli anni 50 che fosse un mondo destinato a scomparire, quindi c'era una certa pressione nel svolgere studi comparativi relativi per esempio agli oggetti legati all'agricoltura. If you change the slide, please. Okay. This and the next slide is an example of an exhibition that I believe Fridolin Weiss-Benson was part of making, because it's a lot of the objects that he collected and a lot of the photos that he took. And the exhibition was at Easter in 1959. Questo è un esempio di una mostra dove si vedono raggruppati, esposti insieme una serie di oggetti collezionati da Benson e anche alcune fotografie scattate da Benson. La mostra era stata presentata nel 1959. If you look here on this slide, you can see that it's farming and working with the animals on this slide. And if we go to the next slide, please change slide. You can see households like the basketry, you can see flower making, you can see different kinds of working in at the farm, and also the boat in the middle. There's also a lot of objects from fishing that he collected. So that's what is mainly collected in the collections. But if you look carefully at the back end, you can see some instruments I know that you're quite interested in. Guardando, sì, guardando queste immagini ci rendiamo conto che la maggior parte di questi oggetti hanno a che fare con lavoro e con la vita quotidiana, in particolare con lavoro nell'agricoltura e con il lavoro che coinvolge gli animali, ma ci sono anche oggetti di artigianato, per esempio legati all'essiccazione dei fiori, alle ceramiche e anche alcuni oggetti utilizzati per la pesca. Questi era il tipo di oggetti ai quali Benson era più interessato, e poi ci sono anche alcuni strumenti. Adesso chiediamo, non so se intendesse strumenti musicali o strumenti di lavoro, ai quali Benson era particolarmente interessato. Annemette, can I ask you, when yes. you say some instruments, you meant working instruments or musical instruments? No, your musical instruments. You can see the lanneras down okay. at the bottom of Thank you. Quindi assolutamente strumenti musicali anche. Yeah. Okay, if you change the slide, please. Okay. All the objects have been registered, and I can see that it is Fridolin that has made the registration, which is quite funny because he has small comments everywhere on how and where he has collected it. So if you start that. Tutti gli oggetti che sono stati donati e sono conservati al museo sono stati inventariati e schedati, e questa è una parte abbastanza curiosa e divertente perché tutti contengono le indicazioni da parte di Benson su come li ha reperiti e in che situazione. So, for instance, this stick is for scratching your back, and he writes, it is difficult to see or decide if it's for everyone or if it's only for this family. He writes that as a comment. That's quite nice. Quindi Annemette, can you tell us again what the object is? It is a stick for scratching your back. Okay, thank you. Quindi
Quindi dice, persino nel presentare questo particolare oggetto, cioè dei bastoncini per grattarsi la schiena, Benson descrive l'utilizzo che ne viene fatto nella famiglia presso la quale li ha reperiti e ci racconta che tutti nella famiglia sembrano fare un uso smodato di questi bastoncini per grattare la schiena. So you have to tell me. Quindi, no, but there's a... ci sta chiedendo in quanto sardi se questo corrisponde. Okay. Also, there's a very sweet story about a conch, you know, a seashell that has been used for playing as a toy. And then I believe it's a joke, but it is said that the person giving the conch to Fridolin Weiss Benson said that if there was trouble or scandal in the village, they would blow the conch. And then he writes, it should be seen with a little bit of maybe. With a little bit of? Of maybe. Well, I'm not certain if that's true. So, but that's the story that goes with the conch. So. Annemette ci sta raccontando che molto spesso il passaggio di questi oggetti dalle famiglie nelle mani di Benson è segnato da una serie di storie divertenti, perché molto spesso il modo in cui Benson descrive le modalità attraverso le quali li ha avuti vengono riportate alla famiglia stesso, quindi qualche volta all'interno dei paesi, delle comunità nelle quali Benson reperisce questi oggetti ci sono anche dei piccoli scandali. If you change the slide, please. Okay, this is another example where this is the plow that is described on this registration card. And he says that a plow in Odana, it will cost a day's work for the wood and a day's work to get it made. So it costs 2 days of work on the land to get a plow. So that's the cost of it. Quindi riguardo invece le modalità attraverso le quali Benson acquisisce questi oggetti, dice ci sono molti esempi curiosi, uno è questo, la scheda di registrazione di un pezzo di aratro. Il prezzo di questo pezzo, cioè il prezzo che Benson ha dovuto pagare per ottenere questo pezzo, è stato il lavoro nei campi per 2 giorni presso la famiglia insomma, proprietaria dell'aratro. So the cards, the descriptions are full of fun and interesting, informative stories, and it is really nice because he has written it himself. And they are notes that do not exist anywhere else in his material because he concentrated his work on the music. La cosa interessante è che nonostante il lavoro di Benson si concentri principalmente sulla musica, c'è una grande attenzione nella descrizione di tutti questi oggetti che lui raccoglie e nella descrizione di come li raccoglie e il significato che hanno per le famiglie dalle quali li ottiene. Tutte le descrizioni, tutte le schede sono piene di piccoli dettagli che sono molto piacevoli da leggere, perché Benson era ugualmente interessato, come dire, all'atto, se vogliamo, sociologico, passatemi il termine, di questi ritrovamenti, di queste collezioni. The fun thing is that we do that today, and they did not do that very much in the 50s, so he was before his time. L'altra cosa interessante è che chiaramente questo è un metodo che si usa molto oggi, cioè noi tendiamo a scrivere o a dire quanto più possibile sulla natura, sulle origini, sull'uso di un oggetto, ma non era così comune negli anni 50. If you change the slide, please. At the National Museum, which is also the Music Historic Museum, is now a part of the National Museum. And we have 9 launeras. One at the Music Historic Museum and 8 at the Modern History Department. Quindi il Museo Nazionale è anche sede del Museo Storico della Musica, parte del Dipartimento di Storia. And we have the 9. If you change the slide, please. This is the one from the Museum Historic Collection, where I have a proper photo from.
Questo, per esempio, è un pezzo della collezione del Museo Storico della Musica. It was exhibited from 1966 until 2003. Ed è stato esposto in una mostra dal 1966 al 2000. Yeah. And if we change the slide, please. We also have about 10 of the masks from Otana and from the carnival, and these two are some of the ones most recently that have joined the collection from the widow of Fridolin Weissbensson. Abbiamo al museo anche 10 delle maschere di Otana, e queste sono le due più recenti che sono state aggiunte alla collezione. And if you change the slide, you know those photos. But I just wanted to tell you that still using the material for comparison is done today. I have just written an article about carnivals in Denmark and have used your carnival and also the carnival in Viareggio as examples to compare. È importante dire che ancora oggi in Danimarca gli studi comparativi sono molto importanti, tanto è vero che molto spesso si usano due casi italiani che vengono messi a paragone tra loro e con altri casi del mondo, e sono quelli del Carnevale di Ottana e del Carnevale di Reggio. So if you change the slide, please. There are at current only a few of the many objects photographed, but within the next couple of years, there will be a great more of the objects photographed because we are moving them from their places in storage and photographing them. Questi sono due esempi di foto di oggetti conservati nei depositi del museo, e l'intenzione è quella di fotografare, inventariare sempre più oggetti per poterli esporre almeno nella versione fotografica. And I can just tell you that the one object is for using a donkey to make flour. So you use that to grind the flour, and the other one is a stamp for bread. Una mola. Okay. Okay. Va bene. Allora, quello a sinistra, Annemette, I will translate. A sinistra è una macina per macinare il grano, comprata ad Ortecesolo e portata con la moto alla stazione di Cagliari. Quello a destra è una pintadera presa a Ottana, dove praticamente la gente che faceva il pane nella infornata comune doveva marcare il proprio pane per poterlo ritirare alla fine della cottura. Quindi è quella specie di parallelepipedo che ha 2, 4, 8 lati, non so contare adesso. E ognuno di questi apparteneva, ogni lato apparteneva a una famiglia, marcava una famiglia. I can tell you that in terms of bread has been a very large area of interest, and also we have quite a large collection of other bread items from other parts of Italy. Two times a year I will check bread collected in the 40s in the northern part of Italy, so to check that they are not molded, so we still have them. Questa della lavorazione del pane è un aspetto della vita quotidiana che ci interessa molto, soprattutto abbiamo molti altri oggetti legati alla lavorazione del pane che vengono sia dalla Sardegna che dal nord Italia, e due volte all'anno andiamo proprio alla ricerca per incrementare la nostra collezione di nuovi oggetti, in particolare dal nord Italia. Ok, if you change the slide, please. Ok, and this is the site where the object will be able to be shown and where you can look at it. Unfortunately, it's only in Danish, so you will have to write Sardinien to get the objects. But it will be you will be able to search the objects within the next couple of years on this digital site. And these are other objects from Sardinia that we've got in the collections.
Questo è il sito attraverso il quale noi vorremmo mostrare tutto ciò che abbiamo intenzione di inventariare nei prossimi anni, è soltanto per adesso soltanto in danese, ma digitando Sardinia nel motore di ricerca potete accedere alle immagini di tutti gli oggetti che riguardano la Sardegna e l'obiettivo del museo è quello nei prossimi anni di ampliare il numero di oggetti che saranno disponibili nel catalogo online. If you change the slide, please. Okay. Fridolin also collected a lot of music recordings, and they are all at the Danish Folklore Archives at the Royal Library. So they are not at the National Museum. I think the photo of the woman is quite funny because she's singing, and you can see the large microphone hanging in front of her. Sì, un altro diciamo dono di Benson è stato quello delle 77 registrazioni che sono state depositate al Museo del Folklore danese, che quindi non sono in questo momento al Museo Nazionale. E in particolare è interessante la foto di sinistra che mostra una donna che lavora, che svolge attività quotidiane e che nel frattempo canta ed è abbastanza dissonante l'immagine del microfono di fronte a lei. If you check, pardon? You can change the slide, yeah. That was it for me, just a brief look into the National Museum collection, and then I hope you have a lovely symposium. I would have loved to be with you, and the best wishes for a wonderful Christmas and a happy new year, hopefully without corona. Annemette ci sta dicendo che le sarebbe piaciuto tanto essere qui, che ci augura un buon simposio e coglie l'occasione per farci gli auguri per buone feste. Can you hear clapping hands? I could mainly see it, but that was great. Yeah. Annemette, thank you very much, and there will be another opportunity to come to Sardinia. Don't worry. Yeah. I'm hoping to come south. I've only been to the north twice, and it was lovely. I love it there. To the place of the rich people. We are in Sardinia, in the southern part. We are very poor. Thank you very much, Annemette. Thanks you. A lot. Enjoy. Bye. Ciao. Oh, il microfono a voi. Andiamo avanti. Sì. Bene, allora dopo Annemette, un altro intervento illustre e importante che arricchisce questa documentazione su un uomo davvero straordinario, incredibile. Abbiamo stamattina detto in che condizioni abbia compiuto il suo viaggio, quali difficoltà, l'età giovane, ha incominciato a 16 anni. Aggiungo due righe. Intanto bisogna dire che era musicista, a 15 anni faceva parte di una band. Poi gira la Sardegna, decide di girare la Sardegna, ha pochi soldi, si nutre di pane e pomodori e dorme in campagna oppure vicino ai cimiteri. Per sopravvivere lavora come garzone nel mitico circo Zanfretta. Voi siete tutti molto giovani, non lo ricordate, io purtroppo qualche anno di più e mi ricordo del circo Zanfretta che girava la Sardegna. Avessi immaginato che lì tra i lavoranti c'era anche Benson. Lui rimase letteralmente affascinato dallo stile di vita dei sardi e della musica dei sardi. L'elencazione degli strumenti che ha raccolto meticolosamente, conservato e portato nei musei di Danimarca sono una testimonianza incredibile. Durante questo viaggio ha scritto diverse volte alla famiglia, tra l'altro ha scritto questa frase in inglese, la collega e amica mi perdonerà, ma lei traduce subito: I have found the subject for my life. Ho trovato un argomento,
un argomento di ricerca, il soggetto della mia vita. Il tema della mia vita. Il tema della mia vita, sì. Straordinario. Bene, a parlare di lui, dicevo, c'è un altro illustre interlocutore, si chiama Peter Jan Crawford, viene da una università norvegese. Tutto il mondo culturale, accademico, dell'Europa si è interessato a queste nostre povere cose. Lui ha definito Benson un lupo solitario nel mondo dell'antropologia dei paesi nordici. Gli diamo la parola. La parola a Peter Jan Crawford. Forse è spento. A voi, messie. Thank you for inviting me. It's not the first time, but I was very happy to come here because I live in Norway now, but I used to live in Denmark and I'm British, so it's a bit complicated. The main reason. Intanto traduco. Grazie per avermi invitato. Non è la prima volta. Peter è stato qui, ha partecipato alle iniziative di Dante molto spesso, e ci spiega che è danese ma vive in Norvegia, ma è anche mezzo inglese, quindi la cosa è un po' complicata. And now you can even possibly hear me. Adesso lo sentite. And I'm mainly happy to come here to speak because it gave me an opportunity to get rid of my mask for a few minutes. Sono venuto a parlare qui perché almeno posso levarmi la mascherina per qualche minuto. I first came to Sardinia in 1998, invited by the same person who invited me this time, Dante, to take part in the event that celebrated indeed the same film, but the old version, which was at an event at the opera here in Cagliari in 1998, and it was an absolutely wonderful experience for me. Sono venuto per la prima volta a parlare dello stesso tema nel 1998, invitato dalla stessa persona che mi invita oggi per un evento molto bello che si è tenuto qui al teatro, al Lirico, e dove abbiamo presentato lo stesso film del quale poi stiamo parlando oggi e che vedremo domani, ma nella vecchia versione, non in quella restaurata. We were several speakers there, both from Denmark and from Sardinia, but also performers, including, of course, Aurelio Porco. Eravamo sette persone, sette oratori, sette persone a intervenire, sia dalla Danimarca che dalla Sardegna, e diversi suonatori, tra i quali Aurelio Porco. And it was definitely one of the greatest experiences of my life to be backstage with Aurelio and some of his family members and the rest of the crew eating cheese, eating bread and drinking wine. È stata sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita, stare dietro le quinte con Aurelio, la sua famiglia, a mangiare vino, a bere vino e a mangiare formaggio. And I show the film at least once a year on average to my students, and every time I show it, I hope they are focused on the film, but I remember this wonderful experience from backstage. E mostro questo film almeno una volta all'anno ai miei studenti e ogni volta spero che loro stiano davvero concentrati sul film, ma tutto quello a cui io riesco a pensare mentre lo vediamo è appunto quell'esperienza meravigliosa del dietro le quinte. We then came back to Cagliari in 2001. When I say we, I mean the Nordic Anthropological Film Association, of which I've been the international festival coordinator for many years, and I'm now again the general secretary. Poi siamo tornati nel 2001 e quando dico siamo intendo dire con the Nordic Anthropological Film Association, NAFA. L'associazione nazionale nordica degli antropologi esperti di cinema. We organized the oldest international ethnographic film festival in Europe, if not the world. Organizziamo il più vecchio, il più antico film internazionale del cinema antropologico in Europa, se non nel mondo intero. So when we came to Cagliari, it was actually the very first time it was held outside the Nordic countries.
Quindi quando siamo venuti a Cagliari era davvero la prima volta che questo festival si teneva al di fuori di un paese nordico, di un paese scandinavo. The Nordic countries being, because people get this mixed up, not only Donald Trump, everybody gets this mixed up. Nordic countries is Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland. Scandinavia is only Norway, Sweden and Denmark. Donald Trump thinks that Stockholm is a country. C'è un po' di confusione su quali paesi rientrano in Scandinavia e quali nei paesi nordici, che includono anche la Finlandia, la Iceland, l'Islanda e non soltanto la Danimarca, la Norvegia e la Svezia. Yeah. So I'm going to speak not on behalf of NAFA of the association. I'm also speaking a bit on behalf of NAFA, but as somebody who was trained in anthropology in Denmark, not in the UK. Quindi oggi vengo a parlare non tanto a nome dell'associazione, in parte essendone presidente parlo anche a nome dell'associazione, ma parlo soprattutto come una persona che si è formata nel campo dell'antropologia non nel Regno Unito, ma in Danimarca. Yeah, there were only two anthropology departments in Denmark, one in Copenhagen and one in Aarhus where I trained. Ci sono solo due dipartimenti di antropologia in Danimarca. Uno è a Copenaghen e l'altro è quello in cui io mi sono formato. Where is it again? Aarhus. And Copenhagen. But the development in both departments is very, very similar to one another. And that's what I'm going to talk about. Fridolin studied in Copenhagen. E gli sviluppi degli studi all'interno dei due dipartimenti però sono molto molto simili. Questo è ciò di cui vorrei parlare oggi, partendo dal fatto che Fridolin si è formato all'Università di Copenaghen. And what I'm trying to do, and I did the same in 1998, so those of you who were there might have a little nap while I go through this, is to contextualize Fridolin as an anthropologist in Denmark in the 1960s until his death, far too early death. Quello che vorrei cercare di fare è che ho già fatto in passato, quindi se qualcuno ha già sentito può prendere questa occasione per fare un sonnellino, è parlare del Benson che si forma come antropologo nella Danimarca in un dipartimento di antropologia di un'università danese negli anni 60, o meglio dagli anni 60 fino alla sua morte avvenuta, insomma, fin troppo presto. So it was in 1998 that I described him as a lone wolf or a lupo solitario. Era il 1998 quando ho descritto Benson per la prima volta come un lupo solitario. And although I still think that is the case, that term is maybe a bit derogatory, and that it's not a negative sense that I'm describing him as a lone wolf. E sebbene questo termine lupo solitario non volesse avere un'accezione negativa, mi sono e in parte lo penso ancora, mi sono reso conto nel tempo che forse questa espressione non rende pienamente giustizia alla figura di Benson. So maybe the best way of describing him as an anthropologist is that he definitely wasn't what we in English would call mainstream. Forse il modo migliore per descriverlo sarebbe quello, sarebbe dire che non era esattamente quello che noi definiremo in inglese, ma è una parola che usiamo anche in italiano, mainstream, comune. So very quickly about the history of the discipline in Denmark, which is more or less the same in all the Nordic countries, certainly in the Scandinavian countries. E quindi vorrei parlare per un attimo della disciplina dell'antropologia, che è molto simile nei paesi nordici e sicuramente all'interno dei paesi scandinavi. Basically, social anthropology, as we call it today, is a very young discipline that was established in the late 1960s and early 1970s. La antropologia sociale è una disciplina molto giovane che è nata, che ha iniziato a svilupparsi fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 del Novecento. Until the 1960s it was basically only something that you spoke about in the context of museums. Fino agli anni 60 si faceva riferimento all'antropologia sociale solo in relazione a questioni che riguardavano musei, per esempio. It was very much more in Denmark perhaps than in Norway and Sweden influenced by the German cultural history tradition or Kulturgeschichte as it's called in German.
era sicuramente molto influenzata, o perlomeno nei paesi scandinavi, dal campo, dalla disciplina della storia culturale tedesca. Yeah. And this was very much what Anna was talking about, this thing about cultural traits and comparison between cultural traits around the world and around Europe. E in particolare l'accento era su ciò che Anne Mette a cui Anne Mette ha fatto riferimento, e cioè gli studi comparativi su diversi luoghi e diverse culture al fine di identificare dei tratti culturali comuni o ricorrenti. What happened in the 1960s was that the interest moved from the museums to the universities at the same, and it coincided with an influence from the outside world that was not German. Ciò che è successo fra la fine degli anni 60 e 70 è che l'interesse è andato progressivamente spostandosi dai musei a studi, per esempio alle università, ma anche con un influsso, con un interesse, con un impatto di ritorno dal mondo esterno che non risentiva necessariamente soltanto della prospettiva tedesca su questa disciplina. Initially it was mainly from British social anthropology, but later on, or in Norway, mainly American cultural anthropology, and eventually also from French ethnology. Quindi in un primo momento queste nuove influenze venivano per quanto riguarda la Gran Bretagna, dalla antropologia sociale appunto britannica, dalla antropologia culturale statunitense, e per quanto riguarda la Francia, dalla France was USA, American no, cultural France was French ethnology. Etnologia francese. Basically these terms are covering the same thing, they're just different traditions. Stiamo parlando di diverse tradizioni che si riferiscono alla stessa cosa. But the point here is that Fridolin grew up as an anthropologist when all this was happening, so he was actually part of a transition period. La cosa importante, il punto di questo discorso è che Fridolin si formava proprio in un periodo di transizione, che è questo, quando queste influenze venivano esercitate e si manifestavano per la prima volta. What happened at the end of this period of what I call the second generation of anthropology in Denmark was that a third generation came in which was very much inspired by the development of structuralism and Marxism, mainly in France but also elsewhere. We even read Paolo Pasolini and Antonio Gramsci and people like that as anthropologists. Quando questa seconda generazione di antropologi aveva, come dire, raggiunto una certa età, era arrivata una terza generazione all'interno di questa disciplina di persone influenzate soprattutto dallo strutturalismo e dal marxismo. E io ricordo che dentro i dipartimenti di antropologia si leggevano Pasolini e Gramsci. Honestly, I don't think that Fridolin was very obsessed with any of this or focused on it. He more or less ignored what was going on around him. Onestamente non credo che Fridolin fosse particolarmente coinvolto dai dibattiti e dalle novità che si andavano susseguendo, e che in parte e che ignorasse gran parte di ciò che avveniva nel mondo intorno dal punto di vista al quale ci stiamo riferendo. In this sense he wasn't contributing to the transition or an enormous change in anthropology at all. In questo senso non possiamo dire che abbia fornito un contributo, che stesse contribuendo in quel periodo a questa fase di transizione, a questo grande cambiamento al quale assistevamo in ambito antropologico. So he may not have, maybe he was a lone wolf, but he was definitely an individualist who was doing what he found interesting, and what he found interesting basically was you. Quindi non so fino a che punto possiamo dire che fosse un lupo solitario, ma sicuramente era un individualista e stava semplicemente seguendo e perseguendo ciò che più lo interessava al mondo. Ciò che più lo interessava al mondo eravate voi. Meaning Sardinia, the Launedas and all that, he was completely obsessed with it,
And we can only guess about what would have happened had he not died at such a young age and had been able to maybe be inspired by some of the new developments in anthropology and continued working with Sardinia and with Launeddas. Benson era letteralmente ossessionato dalla Sardegna e dalle Launeddas e non possiamo capire la portata del suo lavoro e non possiamo immaginare che cosa sarebbe accaduto se Fridolin non fosse morto in così giovane età e se avesse proseguito i suoi studi, probabilmente a un certo punto anche tenendo in considerazione quei cambiamenti e quella fase di transizione alla quale ho fatto riferimento. What he did achieve, of course, was to make what we might describe as the most comprehensive study ever, ethnomusicological study ever, of a single instrument. Ciò che ha sicuramente ottenuto in questa sua ricerca personale è la più vasta collezione riguardante un singolo strumento. Which was the topic of his doctoral thesis. Che era anche argomento della sua tesi di dottorato. It's hypothetical, but I would like to think that if he had not died, I think he would have gone into all the things that he did not go into in his doctoral thesis and provided much more contextual anthropology when it came to that particular instrument. La mia è solo un'ipotesi, ma io posso immaginare che se non fosse morto così giovane sicuramente avrebbe incluso alcune cose che non ha incluso nella tesi di dottorato in quel suo primo lavoro. In termini di antropologia contestuale e quindi anche molti altri dettagli sia sull'isola che sullo strumento che mancano nella sua tesi di dottorato. Despite my grey hair, I'm not old enough to have met Fridolin because I started studying anthropology 3 years after he died. Nonostante i miei capelli grigi, non sono così anziano, non sono così avanti negli anni da aver potuto conoscere Fridolin. Io ho iniziato a studiare 3 anni dopo antropologia, 3 anni dopo la sua morte. On the other hand, I feel I know him partly through Dante and the work that Dante has been doing in Sardinia, but also because a very close friend and colleague of mine, the Danish anthropologist Jens Pinholt, invited me to the Pacific to work in a small island community in the Solomon Islands. And Pinholt was a fellow student of Fridolin. Ma nonostante non l'abbia conosciuto, ci sono due ragioni per il quale mi sembra di conoscerlo, comunque lo sento particolarmente vicino, e uno è l'incontro con insomma, il mio amico antropologo Jens Pinholt. Che mi ha invitato poi a lavorare. La prima ragione è Dante, ovviamente, la seconda è questo amico antropologo che mi ha invitato a lavorare alle isole Solomon. But Pinholt was definitely mainstream compared with Fridolin in that he came from this first influence from British social anthropology where the key concept was kinship. You looked into kinship structures in the societies you studied, and he then moved on to Marxist anthropology, influenced by French Marxist anthropology, where you looked at modes of production, and also influenced by structuralist anthropology, both in France and in the UK, where you looked at structure. Fridolin looked at Launeddas. Pinholt era molto più convenzionale, se vogliamo, in termini scientifici rispetto a Fridolin. Innanzitutto era influenzato dall'antropologia sociale che si concentra in modo particolare sui legami di parentela. In secondo luogo era stato influenzato dai marxisti francesi e dagli strutturalisti sia francesi che britannici e quindi si era concentrato tanto sulla struttura, mentre Fridolin si era concentrato esclusivamente sulle Launeddas. So I would like to finish with a few comments on what the influence has had on Danish anthropology and not least myself. E vorrei concludere menzionando brevemente qual è stata invece l'influenza di Benson su una generazione di antropologi danesi e in particolare su di me. Before I got involved in looking into Fridolin's research on Launeddas, I must confess
I had very little, if anything, to do with ethnomusicology or music in general. Prima di incontrare la ricerca di Benson sulle Launeddas, devo confessare che avevo ben poco a che vedere dal punto di vista scientifico con l'etnomusicologia e con la musica in generale. So in 1998, when I heard Aurelio Porcu play the Launeddas at the opera, I was completely seduced, probably in the same way as Fridolin was in the 1950s. Quindi quando mi è capitato per la prima volta di sentire Aurelio Porcu suonare e esibirsi al teatro lirico, ho subito la stessa fascinazione, la stessa forte fascinazione che probabilmente Fridolin aveva subito negli anni 50. And it definitely had an influence on my own work because I increasingly, apart from being involved in this project, became involved in other ethnomusicological projects, partly through my teaching. E sicuramente ha avuto un effetto sulla mia carriera, sui miei studi, perché oltre a essere coinvolto in queste iniziative come quelle di oggi, ho portato avanti degli altri progetti che hanno a che fare con l'etnomusicologia da allora, a seguito di quella prima fascinazione. I thus, for example, supervised one master student, a New Zealand master student, while I was still in Aarhus in Denmark a few years ago, who was a professional musician himself. He was trained at a conservatory like this one. Per esempio, ho fatto da supervisor a uno studente di dottorato nella Nuova Zelanda che era anche un musicista professionista che aveva studiato in un conservatorio, insomma, come quello che ci ospita. And he ended up doing fieldwork in his home country, New Zealand, about musical instruments of the Maori population. E questo studente ha svolto delle ricerche sulla musica della Nuova Zelanda tra le popolazioni Maori. And published a paper on this where we used his data from New Zealand on especially on a flute called Tangua Poro. Tangua Poro. If you don't remember it, don't mind it. which is a flute that is not like the Launeda, but a lot of the breathing is similar to what you do when you play the Launeda. We published an article on this in CITES, the New Zealand Anthropology Journal. E alla fine abbiamo pubblicato insieme, usando i suoi dati, su CITES, un giornale, una rivista scientifica della Nuova Zelanda, un saggio, un articolo su un particolare tipo di flauto, di strumento a fiato, chiamato tango poro, something like that, che non è così, poi così simile alle Launeddas, però ha un altrettanto interessante, simile sistema di respirazione. So in 2017, before I left Aarhus to become a professor again in Tromsø in northern Norway, Sebastian Lowe and I, that was his name, organized an international symposium on ethnomusicology in Aarhus in Denmark. Nel 2017, quando ho lasciato il dipartimento nel quale lavoravo, prima di andare, Sebastian Loven è il nome dello studente di dottorato, e io abbiamo organizzato un simposio nel nostro dipartimento. And I wanted to bring you a poster from that symposium because, as you can almost guess, the main photo on the poster was one of Fridolin's of a Launeda play. E vi avrei tanto voluto portare la locandina di quel convegno, di quel seminario che avevamo organizzato in dipartimento, perché come potete immaginare l'immagine principale sulla locandina era una fotografia scattata da Benson, quindi una fotografia di una Launeda. Anyway, my last example of how Fridolin has inspired people way beyond Sardinia is from my own work in the Solomon Islands in the Pacific, because I got so curious and so interested that I looked at some of my old material, well, relatively old film material from the Solomons. Un ultimo esempio che voglio darvi per farvi capire il grado di ispirazione che Benson ha potuto e riuscito a suscitare negli addetti ai lavori dell'antropologia del mio settore. Vorrei fare proprio un esempio del mio studio sul campo delle isole Salomon. In 2005 I'd been there filming in villages in the same area where I'd been filming for many years, and I'd been filming a new musical phenomenon that had just occurred.
Nel 2005 mi trovavo a girare, a filmare nelle stesse aree nelle quali ero stato in precedenza, però in quell'occasione filmavo, cioè riprendevo, giravo per testimoniare un nuovo fenomeno musicale che era appena scoppiato. The most, probably most famous musical instrument in the Solomon Islands are panpipes, a bit like the ones that you know from South America. Lo strumento musicale più diffuso, decisamente più diffuso alle isole Salomon, del panpipes. Flauto di Pan, il flauto di Pan. Yeah, that you can either, depending on how large they are, you either play like this, or they can be larger and you actually beat them. E dipende dalla larghezza, dalla grandezza dello strumento, può essere sia suonato tenendolo orizzontalmente, e quindi col fiato immagino, oppure può essere poggiato e percosso, come appunto usato come una percussione. To my knowledge, until 2005, we only have two examples of this in the whole country. One ethnic group in the western part of the Solomons playing a type made of bamboo where you beat the pipes. You don't use your mouth, you use something to beat them with, usually a Chinese flip-flop. If you know what a flip-flop is. One of the cheap sandals. Allora, ci sono, fino ad allora conoscevamo solo due esempi dell'utilizzo di questo strumento. Uno nella parte occidentale dell'isola, dove lo strumento era fatto di bambù, aveva grosse dimensioni e veniva usato come percussione. L'oggetto veniva insomma percosso con le ciabatte, infradito. The most famous example of panpipes is a group called the Ari Ari Panpipers from the province of Malaita. They're famous, they've played in New York, they might have played in Cagliari, from what I know. Il gruppo più famoso di musicisti legati a questo strumento è chiamato Ari Ari, Ari, which is an ethnic group. Il gruppo etnico Ari Ari, che ha suonato anche a New York, presto potrebbe venire a suonare anche a Cagliari, non si sa mai. So in 2005 I arrived at these remote islands in the eastern part of the country, and everyone, literally everyone, was playing these big panpipes that you beat with a Chinese flip-flop. Quindi nel 2005, quando torno nella parte occidentale di questa isola remota, mi rendo conto che chiunque suonava il flauto di Pan usandolo come percussione. Cioè all'improvviso tutti suonavano questo strumento. But contrary to the traditional music that I'd heard about and actually seen in the western part of the country, these were not made of bamboo, they were made of PVC. Ma al contrario della tradizione che avevo osservato nella parte occidentale del paese, questi strumenti musicali non erano costruiti non erano fatti di bambù, ma erano fatti di PVC. So I made a film about this based on shots that I'd made in 2005, which I called Molar Revisited, which is the place where they were playing it, and then the question, the birth of a new musical tradition. Quindi ho girato nello stesso luogo in cui avevo girato in precedenza, il titolo diciamo di questo film è Mulari Revisited, perché l'area era la stessa, proprio per dare conto di questo nuovo inaspettato fenomeno musicale. It was so popular, they told me, that it was impossible to buy PVC pipes in the capital of Honiara because they'd all been sold for people to make these panpipes. Era diventata una tendenza così popolare che era impossibile comprare il PVC nella capitale perché tutto il materiale era stato venduto per gli artigiani che avrebbero costruito gli strumenti. Anyway, the moral of this story is that every time I was editing this film, I was in the editing room, Fridolin was back here somewhere. And this is an example of how influential this lone wolf, who knew very few people in the environment of anthropology, actually turned out to be a mastodon of Nordic anthropology.
Quello che voglio dire, il punto del mio discorso, è che mentre lavoravo, mentre editavo il film, mentre ci lavoravo, sentivo insomma, chiaramente la presenza di Fridolin costantemente durante questo periodo di lavoro di editing, e questo è indicativo, ci dice qualcosa di quanto questo quest'uomo che ho chiamato un lupo solitario sia stato presente e che aveva così pochi contatti nel mondo dell'antropologia. Insomma, quando era in vita, quanto sia ci dice quanto sia diventato rilevante per il lavoro di qualunque antropologo. And I think we are only now realizing the real implications of the work that he started. He never finished it, he started it, and we are the ones to continue it. And again, I would like to congratulate you here in Sardinia for continuing his work. Thank you. E chiaramente c'è, come abbiamo detto, Fridolin non aveva finito il suo lavoro, c'è ancora del lavoro da fare e io, che noi dovremo fare, e io mi congratulo con voi sardi che in un modo o nell'altro state portando avanti questo lavoro. Grazie. thank you very much, mister. Thank you. Secondo lo schema qui dovrebbe esserci un'interruzione, ma dici tu. Sì, non è un'interruzione. Allora, con il piacere di andare avanti, però per non mancare di troppo, abbiamo pensato una piccola pausa per te. Allora, facciamo una piccola pausa a caffè. Ci portano caffè o tè e uno biscottino de pazienza e poi continuiamo con gli altri interventi. Se vi va bene, se non avete fretta, tanto mi sembra. Ok? Quindi adesso c'è il riassunto, barista. Adesso ci porteranno caffè e tè, prendete un biscotto e poi continuiamo.
Allora, rincominciamo, grazie. E adesso è il turno del dottor Ignazio Macchiarella, che è docente di etnomusicologia presso l'Università di Cagliari e che ci parlerà di Benson, com'è, come si inserisce, come è collocato all'interno di quel panorama forse più vasto degli studi etnoantropologici della Sardegna. Bene, in tutto questo, Benson, come ci sta? La parola al professor Macchiarella. Grazie. Grazie. Allora cercherò in questo mio intervento di rispondere a una richiesta che cortesemente l'Antoliana si mi ha fatta, appunto quella di... Posso? Funziona? Sì? Ce l'accendo dopo? No, funziona. Di rispondere all'invito di D'Antolianas e di parlare un po' della situazione delle ricerche di etnomusicologia, soprattutto, che si svolgevano in quel periodo in Sardegna, in Italia e un po' in generale. Giusto per dare un po' di indicazioni e anche un po' di nomi, per inquadrare meglio il personaggio appunto di Weiss Benson nella sua originalità, chiamiamola così in questo momento, poi parleremo. Mi è piaciuto molto il termine lupo solitario, lone wolf, ma ne parliamo di questo con il collega. Dunque, cosa succedeva in Sardegna e nel mondo nel campo etnomusicologico e antropologico? Beh, innanzitutto stiamo parlando degli anni, grosso modo, io ho circoscritto la trattazione dal 53 al 69, sono gli anni di Benson per l'appunto. Sono anni in cui si ricostruiva quello che la guerra aveva distrutto. Il punto di partenza è la guerra, perché la guerra segna uno spartiacque decisivo tra quello che succedeva prima e la concezione del mondo che si comincia a elaborare dopo. Nel dopoguerra c'è l'entusiasmo di cercare di ricostruire in qualche maniera, cercare di farlo anche a proposito di questioni che diciamo potevano essere considerate secondarie secondo noi non lo sono, quali quelle della musica di tradizione orale. Simbolicamente negli studi di etnomusicologia c'è una data che viene considerata emblematica, il 1950, con la pubblicazione di un libro del etnomusicologo olandese Jaap Kunst. Il libro si intitola Ethnomusicology, a Study of Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods and Representative Personalities, pubblicato ad Amsterdam appunto nel 1950, che segna un po' l'inizio della vera e propria etnomusicologia. Nella prima metà del Novecento, infatti, non abbiamo una etnomusicologia così come la intendiamo noi. Il termine che si usava frequentemente era musicologia comparata. L'approccio era di carattere comparativista, ne ha parlato la collega precedentemente. Questo approccio di carattere comparativista segna un po' tutta la prima metà della storia dell'etnomusicologia, diciamo dell'etnomusicologia ante litteram, diciamo dalla fondazione dei primi archivi archivi sonori nati a Vienna, a Parigi e a Berlino, 1899-1901, alle grandi campagne di ricerca, per esempio, di Bartok e di altri studiosi, tutti intenti appunto a dimostrare operazioni di classificazione e di comparazione tra musiche di diversa provenienza. Dunque, questa stagione comparativista sparisce all'inizio, nella seconda metà del Novecento, sulla spinta di altri interessi, altre suggestioni, altri stimoli. L'etnomusicologia vera e propria, se il termine etnomusicologi si deve a un olandese, la disciplina vera e propria nasce in realtà negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si creano le condizioni per poter ripartire con quello che appunto la guerra aveva distrutto, quindi poter ripartire con la ricerca sul campo e poter ripartire anche con una nuova fase della ricerca sul campo, facilitata dagli apparati elettronici, dagli apparati
dagli studi, da, buonanotte, dalla, dagli apparecchi di registrazione che subiscono una notevole sviluppo in questi anni con l'utilizzo degli strumenti a nastro magnetico che facilitano appunto la possibilità di registrazione e che offrono la possibilità di avere una quantità notevole di materiale da poter comparare, da poter ascoltare, da poter studiare, da poter analizzare. Negli Stati Uniti si trovano studiosi anche di provenienza, diversi studiosi di provenienza europea, studiosi di provenienza europea della diaspora, come lo stesso Béla Bartók, come Franz Boas, tra i fondatori dell'American Anthropology Society, che appunto mettono a disposizione la propria esperienza maturata nel vecchio continente con le disponibilità anche economiche che i dipartimenti americani riuscivano a mettere a disposizione per i ricercatori e per gli studiosi. Dunque c'è una grande campagna di ricerca sul campo, c'è la nascita di quella che si chiama etnomusicologia urgente, che è parente ovviamente dell'antropologia urgente di cui credo ci parlerà poi il collega e amico Felice Tiragallo. Dunque, il termine, la possibilità appunto di ricevere molte informazioni e di avere molto materiale documentato e molto materiale da registrato in giro per il mondo. L'etnomusicologia urgente, secondo i protagonisti, chi in qualche maniera ci ha avuto a che fare, era una sorta di etnomusicologia della cartina geografica. Nei dipartimenti americani ogni dipartimento aveva la sua cartina geografica con gli spillini dove erano state fatte delle ricerche. L'obiettivo degli etnomusicologi era completare queste cartine geografiche, mettere gli spillini dove non erano mai state fatte delle ricerche. E dunque, perché l'idea era quella appunto di registrare il prima possibile e quanto più possibile. L'urgenza della registrazione è uno degli aspetti certamente più caratterizzanti l'etnomusicologia dei primi anni 50. Il termine etnomusicologi sembra risolvere una questione che sembrava irrisolvibile, quella di denominare in qualche maniera questa disciplina tenendo in considerazione la sua duplice natura. Da una parte la natura di carattere musicologico, perché l'etnomusicologia ha questa doppia faccia, la faccia della musicologia e la faccia dell'antropologia. E quindi il termine etnomusicologi sembrava una sorta di uovo di Colombo, ma in realtà è un termine che oggi, normale nella antropologia, nella ricerca contemporanea, viene sempre più messo in discussione, perché da un lato c'è il prefisso etno, che è un prefisso, diciamo, colonialista, possiamo certamente definirlo, perché identifica qualcosa di etnologico, quindi identifica come oggetto di studio qualcosa che è diverso rispetto ai normali oggetti di studio. E quindi da una parte c'è questa dimensione etno, dall'altra parte c'è una tendenza a escludere tutte le espressioni musicali che non sono considerate come musica d'arte. Cioè, voglio dire che l'etnomusicologia, così come viene presentata in questa prima fase degli anni 50, scusate, un po' d'acqua. Dicevo dunque che l'etnomusicologia si pone come una disciplina, almeno negli anni 50, che tende a escludere qualcos'altro, cioè che tende a occuparsi di quello che la musicologia colta escludeva. L'obiettivo era quello riconosciuto, era quello di studiare cosa c'era al di là delle musiche, intendendo come musiche quelle d'arte, perché nella terminologia, negli usi normali che si facevano del termine, nella prima metà del Novecento c'era questo fenomeno di esclusione. Un'altra componente significativa
di questa prima fase delle ricerche negli anni 50 è la nascita dell'idea di monografia. Normalmente in etnomusicologia questa idea di monografia si attribuisce a uno studioso americano che si chiamava David McAllister. David McAllister era specialista della musica dei nativi americani e soprattutto dei Navajo. L'anno scorso abbiamo avuto per un anno qui come Fulbright, come visiting professor, una allieva di David McAllister, la dottoressa Christina Jacobsen, che ci ha appunto parlato di questa, che è danese peraltro, la dottoressa Christina Jacobsen, che ci ha parlato del resto di questa idea di monografia e di questo progetto che anche in questo caso sembrava l'uovo di Colombo, cioè risolvere come organizzare un libro di etnomusicologia, risolverlo con le due diverse tendenze. Da una parte, la prima parte di carattere antropologico, quindi di descrizione degli eventi antropologici e quindi descrizione degli scenari in cui veniva ospitata la musica. Dall'altra parte, vera la sezione dedicata espressamente alla parte musicologica, all'analisi musicologica. Ma ovviamente la struttura della monografia non riusciva a superare alcuni aspetti rilevanti, alcune delle problematiche rilevanti, per esempio quella della comunicazione dei dati, perché uno degli aspetti singolari, uno degli aspetti principali, dei problemi principali di questo tipo di ricerca era dovuto al fatto che la comunicazione linguistica spesso era scadente, spesso i musicologi tipo appunto David McAllister non conoscevano la lingua dei Diné, la lingua Navajo, e sarà la generazione successiva, appunto quella di Cristina e degli altri suoi coetanei, a superare questo impegnandosi nello studio delle lingue Navajo, per l'appunto, delle lingue dei nativi americani. A proposito di questo periodo dei primi anni 50, Mark Slobin, in un saggio su quali musiche venivano studiate all'epoca, scriveva che lo scopo di ogni nuovo ricercatore era di contribuire a riempire uno spazio bianco nella mappa delle culture del mondo. Una cultura musicale all'epoca era definita come un'entità circoscritta di credenze e di azioni, le cui peculiarità erano facilmente definibili come comportamento collettivo di un dato gruppo di persone, cioè di individui che erano cresciuti insieme, erano stati acculturati nello stesso modo ed erano portatori culturali di tradizioni che il ricercatore doveva investigare. Il dogma della disciplina era che una volta che avessimo raccolto tutte le culture musicali avremmo potuto ricavare delle conclusioni sul ruolo della musica per l'umanità nel suo complesso. Si trattava di una di quelle finalità originarie dell'etnomusicologia, quale era stata definita in Germania sulla fine del XIX secolo. Cioè, secondo Slobin, in qualche maniera ritorna alla dimensione del comparativismo che ufficialmente la disciplina si impegna a mettere da parte all'inizio degli anni 50. Per chiudere questa prima parte sullo scenario complessivo internazionale, si possono citare alcuni casi significativi. Spesso le attribuzioni dei luoghi di ricerca venivano fatte appunto sulla base di questi spazi bianchi. Slobin, tra l'altro, racconta la sua esperienza. Lui viene mandato a registrare in Afghanistan, perché dell'Afghanistan non si sapeva nulla. L'Afghanistan era il ponte per riuscire a penetrare dentro l'impero sovietico, perché uno dei grandi problemi, delle grandi assenti nei dipartimenti americani era ovviamente la Cina e l'impero sovietico, che erano impenetrabili. E dunque nei dipartimenti si inventavano degli escamotage per provare a documentare questo. E quindi i docenti davano delle indicazioni ai giovani studiosi, dicendo: andate a studiare lì, fate questo, su questo periodo non c'è nessuno, o su questo stato non c'è nessuno, con l'obiettivo appunto di penetrare in qualche maniera dall'Afghanistan, di entrare dentro l'impero sovietico. Ma in parallelo, sempre nei primi anni 50, ci sono altre esperienze significative. Ne cito soltanto una, che certamente è quella di Alan Lomax, che inventa il canto metrico, che è un sistema, una tassonomia, un sistema di analisi comparata. Ancora una volta rispunta la comparazione che avevamo
cioè che si era cercata di mettere da parte, rispunta la comparazione. Cantometrico è un'analisi degli stili musicali, degli stili di canto soprattutto, sviluppati nelle culture del mondo, sulla base di 37 fattori di stile che Lomax riteneva fondamentali. La cosa è molto complessa e molto lunga, dunque non sto qui a parlarne. Dico soltanto che insomma il cantometrico dà una bella spinta, perché il cantometrico riassume un po' quello che nei dipartimenti americani cominciava a tornare sulla base delle ricerche sul campo, perché questi studiosi che andavano fuori a cercare le musiche, a registrare, poi tornavano con le bobine, ma tornavano soprattutto con una grande mole di informazione etnografica, cosa che nella prima metà del Novecento invece non si teneva in considerazione. Per la prima metà del Novecento quello che serviva erano i nastri, le bobine, le registrazioni, i nastri magnetici ancora non c'erano, scusate, ma quello che serviva era, quello che contava erano i cilindri di cera, i primi dischi. Non contavano molto le informazioni di carattere etnografico. E con la seconda metà del Novecento, appunto, e con l'invenzione del cantometrico, ma anche dell'antropologia della musica, che è il 1964, che appunto cominciano a mettersi a confronto e mettersi a intrecciarsi i dati sulla musicologia vera e propria e i dati sul contesto etnografico. Dunque, per comprendere Benson bisogna riconoscere la situazione della ricerca etnomusicologica in Danimarca, è già stato detto prima, dai saggi che girano nel repertorio etnomusicologico diventa evidente come in Danimarca venga fondato un archivio di Danish Folklore Archives come istituzione governativa operante sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura, fondata nel 1904. I primi anni del Novecento sono tutti anni in cui si capisce bene che l'importanza che questa struttura ha non soltanto nel campo musicologico, ma anche nel campo delle lingue, dello studio delle lingue dell'oralità, che vengono fissate attraverso la registrazione sul nastro magnetico. Prima su cilindro di cera e poi sul nastro magnetico. Comunque, diciamo che, come è stato detto ampiamente, e come sappiamo, insomma, Benson nasce e si sviluppa come studioso in un posto dove ci sono degli interessi di carattere musicologico che vanno al di là dei confini nazionali danesi, per fare delle ricerche appunto nelle isole Faroe oppure altrove. E questo aspetto è significativo perché appunto segna la naturalezza della formazione di Benson con questa prospettiva di carattere comparativo, con questo allargamento per l'appunto allo studio delle musiche fuori dai confini nazionali. Più volte D'Antolianas mi ha raccontato delle scelte di Benson, così come lui è riuscito a ricostruirle sulla base di queste scelte. Dunque si può dire che, al contrario di Slobin, la scelta della Sardegna è stata voluta da Benson e non è stata una scelta obbligata, come invece negli altri dipartimenti succedeva quando bisognava andare a registrare nei posti dove non c'erano registrazioni. Quindi questo credo che si possa dare per assodato. Brevemente la situazione in Italia. Negli anni 50, indubbiamente, in Italia la situazione è di grandissimo ritardo nei confronti di quanto succedeva nel resto d'Europa e di quanto succedeva in Danimarca in maniera particolare. Per noi studiosi è abbastanza singolare, è abbastanza incomprensibile, devo dire, nonostante ci stiamo sforzando di capire come mai le ragioni di questo ritardo. Mentre, appunto, sappiamo tutti, l'invenzione del fonografo è 1877. Le prime registrazioni etnografiche vengono svolte da Bartok nel 1899-98 in Ungheria. Le prime campagne sistematiche nelle varie nazioni partono all'inizio degli anni 900, 910, eccetera, eccetera. Si vanno fondando questi archivi che si allargano progressivamente e dunque c'è una ampia ricerca anche a livello nazionale nel resto d'Europa. In Italia invece di questo non c'è nulla. Ma è un nulla poco comprensibile, perché è vero così, cioè non c'è praticamente nulla. Basta soltanto pensare che nel 1911 il primo
congresso etnografico italiano di Torino decide in una sua sezione di discutere il tema della registrazione delle musiche di tradizione orale. E nel 1911 a maggioranza si arriva alla conclusione che sì, era il caso di andare a registrare le musiche. 1911 significa che il resto d'Europa aveva già fatto quasi tutto, no? In Italia se ne cominciava a parlare in quegli anni. Le prime registrazioni sistematiche fatte da un organismo di Stato di musica di tradizione orale, sappiamo tutti, sono 1948, con il Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare. Tutta la prima metà del Novecento manca di registrazioni, se non pochi casi singolari, tra cui quelli ovviamente magnifici e molto interessanti del sardo Gavino Gabriel. Questo ritardo, questa specie di ostilità nei confronti del suono è uno dei misteri che non ci riusciamo ancora a capire, perché la stessa cosa riguardava anche altre cose. Tanto per fare un esempio, nel 1933 il fonografo viene definito da Luigi Colacicchi. Luigi Colacicchi era considerato uno dei massimi esperti di musica popolare italiana, e nel 1933 descrive il fonografo come uno strumento come da intrattenimento di salotto, o piuttosto un giocattolo per bambini o un passatempo da osterie. 1933. Ma la cosa riguarda anche la scarsa diffusione del disco, per esempio, oppure l'assenza della figura del discofilo che c'è nel resto d'Europa e che in Italia praticamente non si afferma. Sembra che ci sia una specie di rifiuto, di rigetto del suono, del valore, della potenza del suono. E paradossalmente le più antiche registrazioni di musiche di italiani, di operai, di contadini che cantano, sono quelle che ho avuto la fortuna di editare, di trovare, di editare con dei prigionieri italiani della Prima Guerra Mondiale, registrati da un'equipe di studiosi tedeschi nei campi di concentramento nel 1918. Subito dopo la disfatta di Caporetto. Queste sono le più antiche registrazioni di italiani normali che cantano, e le abbiamo perché per l'appunto una commissione tecnica prussiana si è impegnata a registrarle e a costruire questo che per noi è una specie di piccolo tesoretto. Quindi in questo scenario che continua anche negli anni del fascismo, perché il fascismo certamente non può essere interessato a questo, si arriva appunto agli anni del dopoguerra in cui praticamente c'è ben poco o quasi nulla. Roberto Leidi dice: l'etnomusicologia in Italia, che aveva mosso i primi incerti ma promettenti passi, soprattutto con Giulio Fara e Alberto Favara, cioè due isolani, Fara sardo e Favara siciliano, non soltanto perde ogni contatto con la musicologia, ma anche con le scienze del folklore, a loro volta marginalizzate dal discredito riservato alle scienze sociali, antropologiche e naturalistiche. L'etnomusicologia, dice sempre Roberto Leidi, che poco era comparsa all'inizio del Novecento, nel secondo dopoguerra fu non soltanto fu praticamente esclusa, e Roberto segnala per esempio il fatto che in 98 congressi e conferenze musicologiche organizzate in Italia dal 1921 al 1969, in nessuna di queste conferenze si parla di musica di tradizione orale, di etnomusicologia, tranne una, il Congresso Internazionale di Musica Mediterranea a Palermo nel 1954. Quindi c'è una specie di allontanamento, una specie di rifiuto dello studio delle musiche di tradizione orale. Questo è lo scenario su cui si muove appunto la ricerca e l'importanza del valore storico e documentario di Weiss Benson. Cioè gli italiani in quel tempo sono gli italiani, gli intellettuali diciamo del periodo, che sono interessati eventualmente alle musiche di tradizione orale, per esempio discutono con Massimo Mila, personalità certamente importante, critico musicale, comunista peraltro, quindi molto interessato alle questioni del popolo, eccetera, eccetera, che ancora nel 1955 scrive un forte attacco contro la pubblicazione degli scritti sulla musica popolare di Béla Bartók, pubblicazione curata da Diego Carpitella. Nel suo articolo Mila per l'appunto parla di
dice che è sintomatico il fatto che Bartok si era spinto a registrare la musica di tradizione orale in Turchia, in Africa settentrionale, non aveva dedicato nessuna attenzione alla musica popolare italiana o francese o tedesco o svizzera. Perché, secondo lui? Perché questa musica era da considerare come dei cascami della musica d'arte, non aveva nessuna autenticità, nessuna sua caratteristica, era una, come dire, una riproduzione, Mila la definiva così, una riproduzione di quello che i musicisti d'arte avevano creato e composto nel Medioevo e in quel passato lì. E dunque gli etnomusicologi si trovano a discutere in situazioni di questo tipo, i primi che appunto a cui dobbiamo la nascita della disciplina scientifica in Italia, Diego Carpitella in primo luogo. Dunque siamo in una situazione di totale disinteresse, siamo in una situazione in cui musica popolare non ha una sua accezione, un suo interesse, ma in cui per esempio in molti testi si hanno soltanto raccolte di testi verbali di canti, ma non si hanno nessuna indicazione di note musicali o nessun interesse all'articolazione della musica, alla semplificazione della musica. Dunque, questa è la situazione, caro Dante, il disinteresse nei confronti delle musiche di tradizione orale. Le cose cominciano a cambiare nel 1948, perché poi gli italiani, insomma, in qualche maniera riescono a recuperare. Il 48 è l'anno della formazione del Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare, un centro finanziato dall'EIAR, in collaborazione con l'EIAR, che comincia a fare le prime ricerche, con cui collaborerà anche Weiss Benson, come sapete benissimo, con la raccolta 36 nel 1958 con 231 brani. E dunque il Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare si pone come un fortissimo propulsore di energie per cercare di recuperare il tempo perduto, e partono, e in effetti i primi anni ci sono diverse campagne di registrazione veramente notevoli, e ci sono anche delle figure isolate che forse potremmo chiamare lupi solitari, perché il contesto era questo, insomma, non esisteva un'istituzione a livello nazionale paragonabile all'Accademia danese, per dire. Le università non si insegnava etnomusicologia, le prime cattedre sono 74 a Roma, 75 a Bologna, e dunque gli studiosi lavoravano naturalmente da soli, sulla base dei propri interessi, sulla base delle proprie metodologie, sulla base delle proprie ricerche. Per cui noi in Italia abbiamo per esempio Franco Cagnetta, che svolge il suo lavoro a Orgosolo, alla base del grande lavoro di Banditi a Orgosolo, insomma, anche del film. Abbiamo Giorgio Nataletti, abbiamo Tullio Seppilli in Umbria, abbiamo Sergio Liberovic in Piemonte, abbiamo Ottavio Tibbi in Sicilia, per esempio, e abbiamo una serie di altre figure di questo tipo che testimoniano appunto l'impegno personale per cercare di appunto risolvere questo ritardo dell'etnomusicologia italiana. E in effetti i primi esiti interessanti si hanno già nel 1959 con la ricerca sul tarantismo condotta da Ernesto De Martino, che introduce un qualcosa di nuovo nella ricerca etnomusicologica italiana, che è all'avanguardia rispetto a quanto succedeva anche all'estero, cioè la ricerca dei KIP, la ricerca condotta insieme da studiosi di diversa formazione, l'antropologo, il musicologo, lo psichiatra, visto la situazione, visto la questione insomma, trattata, il tarantismo. O per esempio la ricerca sul lamento funebre, anche queste sono delle ricerche che secondo Carpitella portano gli studi etnomusicologici italiani a livello delle più alte espressioni di carattere europeo. Concludo con poche osservazioni. Innanzitutto il valore di Benson come studioso è da inquadrare appunto in questa situazione generale. Da una parte appunto lo stimolo, il forte stimolo che lui aveva ricevuto indubbiamente nell'Accademia danese, e dall'altra parte appunto la constatazione che necessariamente doveva lavorare da solo, perché il quadro della situazione in Sardegna era questo. Il background della Danimarca
da quello che abbiamo potuto capire, da quello che si può capire, era un background culturale che superava l'approccio romantico, superava l'idea dell'approccio romantico popolo-nazione. Cioè l'idea, per esempio, che fa sì che in diversi casi si registravano delle musiche, delle canzoni di tradizione orale, ma non si indicavano, per esempio, i nomi degli esecutori. Perché nell'impostazione di carattere romantico, preso un paese, una volta preso un contadino, tutti i contadini cantavano la stessa musica e dunque non era necessario registrare i nomi di chi aveva cantato. No? La più importante raccolta di musica sarda del 1973 per i diversi brani, per ciascun brano ha l'indicazione del paese, ma non c'è l'indicazione del musicista, come se tutti i musicisti, tutti gli abitanti del paese fossero musicisti alla stessa maniera. Ecco, questo tipo di impostazione che risente appunto dell'onda romantica, che continua ancora oggi a martellare i nostri studi, appunto in Sardegna abbiamo diversi casi di approccio di questo tipo. Ecco, questa onda lunga romantica in Danimarca è spazzata via, e si capisce che non ha nessuna influenza. Lì l'obiettivo era registrare, raccogliere delle registrazioni e ringrossare l'archivio e avere dei dati su cui lavorare. Invece da noi era dimostrare questa unicità non del singolo musicista, ma del paese. Dunque le ricerche di Benson con i nomi, con i cognomi, con tutti i dati biografici e così via, insomma, sono preziose e danno appunto l'idea di modernità, un'idea che era molto lontana rispetto alla situazione italiana. E dunque chiudo soltanto dicendo che certamente la monografia di Benson è un lavoro importante, è un punto di riferimento importante, anche se ovviamente risente dell'impostazione della sua epoca, e quindi per esempio ci sono in tempi più recenti ci sono stati degli studi di carattere interpretativo sulle Leonidas che vanno oltre l'impronta di Benson. Ovviamente è così, perché insomma il tempo passa e gli studi si evolvono, per fortuna, e dunque io credo che la monografia debba essere usata non tanto come un monumento, ma deve essere considerata come una, e non tanto e soprattutto non una partitura musicale, come ho visto in alcuni casi si è tentato di fare, ma come uno strumento di lavoro, che deve servire per avere nuovi sviluppi. Questa è la forza dei lavori che funzionano bene, se riescono a geminare nuovi lavori e nuovi campi di interesse. E dunque io mi fermerei qui, credo di aver rispettato, no? Forse sono qualche minuto oltre. Grazie comunque dell'attenzione. Grazie al professor Macchiarella. Dalle cose che ha detto ci rendiamo conto quanto sia ricco e importante quello che è il lavoro che Benson ha fatto e che ci ha lasciato, ricco di spunti anche interessanti, suggestivi. Sono nel discorso fatto dal professor Macchiarella, a proposito di un dettaglio, mi permetto cautamente e timidamente, perché non sono uno storico, di ricordare che il periodo oscuro nel quale in Italia, parliamo degli anni 20, insomma, il quale in Italia dal punto di vista dell'elaborazione, dello studio, dell'approfondimento, c'era stato una sorta di paralisi, di fermo, mentre l'Europa era molto più avanti di noi, che questo è successo anche in Sardegna. Anche le nostre cose, i balli in piazza, le manifestazioni religiose persino, subirono un arresto, perché il regime fascista non tollerava manifestazioni che non fossero affini allo spirito fascista. Se non ricordo male, i Leonidas venivano definiti uno strumento osceno e sovversivo, perché le Leonidas incitavano la rivolta di popolo, insomma, e quindi allora bisognava cantare le canzoni del regime, giovinezza, giovinezza, a Tripoli, Tripoli, bel sol d'amor, faccetta nera, bella abissina, insomma,
l'orientamento musicale, il quadro musicale, l'ispirazione complessiva doveva essere in linea con quello che era lo spirito e il volere di un regime dittatoriale, insomma. Poi dopo, se non sbaglio, professore, mi sembra di ricordare, sono letture andate, mi perdonerà se ho commesso degli errori. Mi sembrava che quando l'ha detto dico sì, però sì. Io ero ragazzo, mi ricordo, e mi ricordo proprio delle limitazioni, non bisognava parlare a voce alta in casa, né fuori. C'era una famosa frase che veniva messa nei locali, stampata: silenzio, il nemico ti ascolta. Sì, questo può essere una ragione del silenzio, può essere. Però insomma, in realtà il regime era molto più sofisticato da quel punto di vista culturale, come lo intendiamo noi. Non era soltanto propaganda, era un pochino più elaborato dal punto di vista, diciamo, anche concettuale, dal punto di vista degli studi. Per esempio, per il regime lavoravano alcuni valentissimi studiosi di musica di tradizione orale, tra cui Barilla Pratella, il quale era un romagnolo ed era fortemente impegnato a creare una sorta di standardizzazione delle musiche di tradizione orale italiane, ma per fare questo le studiava. E i contributi di Barilla Pratella sono significativi anche dal punto di vista degli strumenti musicali. Quindi, insomma, la cosa era un pochino più sofisticata. Il Minkul Pop è stato un esempio appunto di rielaborazione e di costruzione simbolica notevolissimo, insomma, fatta attraverso la musica. Il Ministero della cultura popolare, sì, ecco. Grazie, professore, grazie. Bene, andiamo avanti. C'è un altro capitolo adesso, un arricchimento che ci viene offerto da Felice Tiragallo, che è docente di antropologia presso l'Università di Cagliari e che parlerà di un aspetto che arricchisce il quadro dell'impegno del lavoro fatto da Benson. Questo aspetto di cui ci parla Tiragallo è il lavoro etnografico che Benson ha fatto utilizzando materiali cinematografici. Da tenere presente che Benson possedeva strumenti antichi, strumenti insomma non di grandissima qualità, eppure ha lasciato un patrimonio immenso. Lui portava tutto su quella motocicletta, dietro aveva sistemato quel cassone dove buttava tutto quanto. E leggo una riga dove si dice che ha raccolto una quantità immensa di registrazioni, filmati e attrezzi cinematografici. Per fortuna, nel 69, la sua tesi di dottorato è diventata l'opera più importante e tuttora insuperata sulle Launetas. La parola a Felice Tiragallo. Grazie Giovanni Sanna, grazie a tutti i presenti, gli organizzatori, in primo luogo a Siscando, a Dante Olianas, a tutti quelli che hanno collaborato con lui per poter rendere reale questa testimonianza e questa dichiarazione appunto di valore, di stima, di approfondimento, di importanza profonda del lavoro del grande antropologo etnomusicologo danese che qui stiamo ricordando. Allora, come è stato indicato appunto da chi mi ha preceduto, da Giovanni ed anche dal quadro complessivo delle cose che sono state dette fino adesso, riemerge costantemente questo dato della, come si può dire, del francescanesimo, potremmo dire con una parola forse un po' edulcorata, delle condizioni e della dimensione in cui ha lavorato Andreas Benson. Sicuramente, Giovanni, è un tipo di, come dire, di penuria, è un tipo di
come si può dire, di povertà generale di mezzi che ha influito pesantemente nel suo lavoro. Ma qui cercherò poi di dimostrarlo facendo vedere anche alcuni piccoli brani del materiale girato da Benson, che è stato in maniera veramente molto meritoria resa disponibile per la visione pubblica da parte appunto dell'associazione Siscandula nel suo sito. Cercherò, come dire, di esplorare alcuni aspetti, diciamo così, di questa traslazione, di questa specie di piccolo miracolo che ha trasformato questa carenza di risorse e di mezzi di fatto poi nella raccolta di materiali di grandissimo interesse e di grandissima forza. Sì, Benson arriva con la sua motocicletta, arriva con questo sidecar trasformato in cassone di legno, utilizza praticamente questo mezzo limitato per trovare, per spostare, per fare un lavoro molto importante appunto sugli oggetti e sul tema museale. E si può dire che questo dà il segno, diciamo così, poi l'abbiamo già indicato, le condizioni di vita, le condizioni, diciamo così, di vitto, di alloggio, di pernottamento, proseguono nel campo appunto di questa, chiamiamola, debolezza. Una debolezza che anche dal punto di vista tecnologico prosegue perché nella campagna del 1962 Benson dispone per l'appunto di una macchina fotografica Rollecord 6x6, scortata da, pare, così ci dicono le testimonianze, una limitatissima quantità di materiale sensibile disponibile. Al seguito un registratore, credo di marca di produzione sovietica, un Mayak, che avanza a molla, che essendo probabilmente un apparecchio rustico, però abbastanza, come dire, rozzo rispetto a quello che era possibile avere nel mercato tecnologico dell'epoca, gli consente comunque di fare registrazioni assolutamente adeguate. E poi al seguito questa macchina da ripresa, Agfa Movex 16 mm, che forse appunto possiamo vedere lì, è prestata, una macchina che fa parte quindi di un corredo che viene messo a disposizione in maniera, se volete, abbastanza precario, ma che consente, anche questo mezzo scortato da una quantità di pellicole vergini pare scadute, nel senso che si vede forse anche nel, come dire, nella generale, chiamiamola così, testura del girato, che forse poi è stato corretto, che in effetti ha perso molto contrasto. Nonostante questo, le immagini sono di grandissimo interesse, di grandissimo valore, ma tutti questi elementi concorrono a formare un quadro appunto di precarietà. Quello che però è importante è che a fronte di questa povertà di mezzi sussiste una volontà, una determinazione e un entusiasmo che sono straordinari, che sono testati secondo me proprio dal modo in cui Fridolin Benson utilizza quello che riesce a cavare fuori da questo materiale a qualcosa di veramente sorprendente. E credo che questa dimensione iniziale di precarietà, ma anche questa forte determinazione, emerga anche in un aspetto che è stato secondo me molto acutamente colto nel contributo di Giuliano Lucas e Tatiana Agliani al libro Nimbus, che praticamente racconta e documenta fotograficamente qual è stato praticamente l'itinerario e il viaggio di Benson in Sardegna. E il fatto cioè praticamente che Benson, certo, è interessato al tema delle launeddas, non ho competenze etnomusicologiche naturalmente per muovermi neanche in maniera incerta, in maniera primaria su questo terreno, ma è stato notato da loro che l'interesse per le launeddas è concentrato, come dire, è il termine, la porta di accesso a un sistema culturale, un modo di vita, un universo in cui emerge un interesse di tipo olistico verso tutti gli aspetti della cultura sarda in generale,
per tutti gli aspetti e per tutte le dinamiche, per tutte le modalità anche di vita materiale delle comunità che attraverso le Launeddas Benson riesce riesce praticamente a conoscere, con cui riesce a entrare in contatto. Ancora di più, sempre seguendo Lucas e Agliani, io direi che emerge molto, secondo me emerge molto dal lavoro filmico e anche fotografico, che meriterebbe probabilmente un discorso specifico, il fatto che le Launeddas sono colte di fatto, forse anche oltre le intenzioni, questo è difficile dirlo, da Benson proprio come un fatto sociale totale, come un quadro praticamente che, esattamente come il dono della famosa teoria di Marcel Mauss, permea, diciamo così, tutto un mondo, tutto un insieme di relazioni sociali. E io direi che questo è il punto, secondo me, di interesse, almeno uno dei punti di interesse in questa sede è anche il seguente. L'immagine fotografica e anche in un modo peculiare l'immagine filmica consentono un accesso a questa prospettiva di totalità, consentono praticamente di vedere come il lavoro di Benson degli anni 62-63, insomma negli anni appunto in cui lui di fatto produce la maggior parte della sua documentazione filmica, siano anni in cui è possibile, come si può dire, cogliere questo aspetto. Noi non vediamo soltanto appunto le esecuzioni, non abbiamo soltanto le registrazioni, ma abbiamo un complesso di quadri e di interessi sul mondo appunto degli esecutori. C'è un'attenzione sociologica. Antonio Lara, che di fatto è uno dei grandi protagonisti, secondo me emerge nelle immagini come un grande, anche come dire, corresponsabile di questa ricerca, emerge come una persona che in qualche misura riassume probabilmente non modellizza, direi di no, ma voglio dire riassume un quadro di vita sociale. Noi vedremo nelle immagini filmate di Benson Lara eseguire, Lara costruire i suoi strumenti, ma lo vedremo anche nella sua attività di ciabattino, lo vedremo nella sua attività di trebbiatore, la vedremo anche nella sua dimensione, diciamo così, anche di pater familias, lo vedremo ripreso nell'ambito appunto di situazioni domestiche, nei rapporti discreti con la moglie, in una situazione complessiva in cui si vede bene che Benson vuole, diciamo così, dare una traccia e dare una prova di contatto, una prova di convivenza con l'interezza di un mondo. Ecco, non so se questo fosse nel 62 una cosa completamente teorizzata da Benson, e non so quale sia praticamente il quadro complessivo in cui valutare totalmente, come dire, questo approccio etnografico, cioè questo posizionamento fatto tutto all'interno. Ci sono probabilmente molte cose su cui si potrebbe lavorare e discutere, anche alla luce anche dei materiali nulesi. Cosimo Zene ha, nel suo bel libro che raccoglie e ordina, fa una riflessione su una parte di quei materiali, produce proprio questo tipo di riflessione, lo avanza come ipotesi, cioè che in altre parole Benson avesse alla fine degli anni 60 un approccio che almeno intuitivamente era di tipo ermeneutico, facesse praticamente, prediligesse cioè un tipo di lavoro antropologico in cui il dato etnografico e l'immersione nel dato etnografico era il fatto decisivo della produzione della conoscenza. Ed è anche importante il fatto che Benson, secondo appunto Cosimo Zene, abbia di fatto suscitato, ma l'abbiamo anche indicato qui, è stato indicato già in maniera, detto in maniera molto chiara da molti contributi, fra cui quello di Dante, avesse suscitato intorno a sé praticamente un fervore, un interesse etnografico, avesse trasformato persone come ad esempio la stessa Michela Coloro in un'etnografa,
avesse, in altre parole, dato l'avvio a un gioco. Ecco, questo è un elemento importante. A mio parere, anche la visione di alcuni dei piccoli materiali del girato, non mi riferisco al film finale, allo stupendo film finale fatto da Fiorenzo Serra su materiali di Benson con la collaborazione di Dante Olianas, non mi riferisco a quello perché questo film merita un discorso a parte e sarà probabilmente fatto nell'ambito della visione, appunto della visione restaurata. Ma io direi che anche il footage di Benson, cioè i materiali girati scabri, cioè le bobine, i rulli impressionati, indicano questa attitudine a costituire attraverso la sua presenza e anche al suo filmare un gioco etnografico che in qualche misura cambia la vita di tutte le persone che sono qui involte. Ecco, vorrei dire tre cose fondamentalmente su, allora, dopo questa premessa, non so se forse è troppo lunga, ho ancora un po' di tempo, sì, vabbè. La prima osservazione vorrei farla approfondendo proprio il discorso su come filma Benson. Come filma Benson? Ora, filma da solo. Ora, il fatto di filmare da solo all'inizio degli anni 60 non è né, diciamo così, un fatto probabilmente del tutto straordinario e non fa parte però neanche di una prassi, perché noi sappiamo tutti che quando si afferma il documentarismo di tipo, come dire, ordinario, ortodosso, classico, anche in Italia, il lavoro del documentarista e del filmmaker è un lavoro concepito e vissuto quasi sempre come un lavoro di troupe, nel senso che esiste un regista, esiste un operatore o direttore della fotografia, esiste un piano di lavorazione, esistono una serie di limitazioni di ordine produttivo, budget, macchine. Molto spesso anche nel documentarismo esiste uno storyboard, qualcosa di simile a un trattamento che prevede riprese. Ed esiste chiaramente l'onnipresente, almeno nel documentarismo classico, un commento fuori campo che produce il risultato di legare e di indirizzare il senso e il significato di quello che si vede. Chi filma da solo all'epoca di Benson? Filmano in realtà una nuova generazione di documentaristi, di filmmaker. Nel 1962 esiste e si è formata ormai, per merito soprattutto di grandi registi come Jean Rouch in Francia, e in generale con una serie di altri grandi documentaristi statunitensi come i fratelli Drew, come Albert Maysles, più tardi Wiseman, oppure come D.H. Ben Baker, oppure Richard Leacock. Esistono filmmakers filmmaker che lavorano su temi antropologici sperimentando un lavoro personale, un lavoro diretto, un lavoro di contatto diretto con la realtà. Jean Rouch fa questo in realtà e lo fa all'inizio con mezzi che sono abbastanza simili a quelli utilizzati poi nel 62 da Benson. Succede che però nel 62, in quella che sarà poi individuata come l'antropologia visuale, la visual anthropology, si sta affermando ormai un indirizzo diverso. La solitudine dell'antropologo dipende dal fatto che l'evoluzione tecnica dei mezzi da ripresa, segnatamente le cineprese 16 mm insonorizzate, capaci di gestire caricatori da 10 minuti, e poi l'utilizzo in sincronia con queste di registratori sofisticati, che sono stati già menzionati come il Nagra, permettono all'atto del filmare di essere un atto veramente individuale, d'accordo? E quindi di produrre una dimensione di inserimento, una dimensione, diciamo così, di forte coinvolgimento dell'operatore nella realtà che, e questa è l'aspirazione soprattutto dei seguaci delle tendenze osservazionali nel cinema, che maturano appunto negli anni 60, è una tendenza che mira proprio al fatto di creare la minima perturbazione possibile nella vita ordinaria e quotidiana delle persone che vengono filmate.
d'accordo? Ma questo era reso possibile a causa per l'appunto della grande sofisticazione dei materiali cinematografici disponibili, che implicavano ovviamente che cosa? Implicavano il fatto di disporre di forti investimenti finanziari, di risorse che potevano essere affrontate normalmente o da case di produzione oppure da grandi enti e istituzioni come ad esempio il Musée de l'Homme a Parigi, che di fatto supportava almeno il lavoro di ricerca etnografica di Jean Roche. Ebbene, nel 1962 in Sardegna Benson filma da solo, ma non filma da solo in queste, come dire, sulla base di, come dire, di questo itinerario di affinamento, sulla base di questo sostegno, ma sulla base, come sappiamo, invece di un volontarismo totale. E filma sulla base sull'affidamento a una macchina da presa, che è appunto la Agfa Movex 16 mm, che è un mezzo chiaramente poco adeguato a quel tipo di mobilità, a quel tipo di inserimento nella realtà, che invece è resa possibile dalla Eclair, dalle altre macchine che vengono messe a punto negli stessi anni altrove. Oltretutto, come si è visto dalle immagini, la Agfa è una macchina che non ha un mirino reflex, un mirino galileiano, non dispone di un obiettivo focale variabile, quindi non può aggiustare velocemente le focali. E poi l'altro grande limite è che avanza con un motore a molla che consente ogni volta un'autonomia di circa 20-25 secondi, non credo di più. E può impressionare bobine che sono bobine da 2 minuti e 40. Quindi, voi capite, se si misura tutta questa serie di limitazioni e si vede poi quello che Fiorenzo Serra, Dante Oliana, sulla base di Benson, sono riusciti a tirare fuori con il film L'Aunedas, la musica dei sardi, insomma, si rimane abbastanza, come dire, sorpresi di questo tipo di possibilità di ricostruire a valle appunto la sincronia e quindi rendendo fruibili i rapporti fra immagine e suono. Ma il punto però non è neanche soltanto questo. Come succede spesso, e secondo un meccanismo che è stato illustrato proprio dallo stesso Jean Roche quando parlava del modo in cui utilizzava le cineprese a molla Bell & Dowell, con cui girò i primi capolavori, è proprio in questa estrema concentrazione, in questa consapevolezza della rarità della pellicola, dell'importanza decisiva di stabilire quando filmare e quando non filmare, della assoluta necessità di eliminare ogni interesse superfluo per aspetti secondari e andare subito, diciamo così, al punto di quello che negli eventi che si hanno davanti occorre assolutamente fissare. Ecco, in questo grande sforzo va visto praticamente uno dei grandi meriti di Benson. I materiali, io ritengo anche quelli semplicemente da vedere a livello di footage, sono materiali di grande forza visiva. È una forza visiva che emerge, sia chiaro, non soltanto in Benson. Ci sono ad esempio dei materiali del footage girato da Diego Carpitella, che non era neanche un filmmaker, in anni vicini, che ugualmente conservano la stessa forza dovuta a questa occasionalità, a questa naturalmente necessità assoluta, stringente, inderogabile di dover scegliere cosa filmare e cosa no. E quindi dipende evidentemente da un limite che diventa in qualche misura la molla per invece realizzare qualcosa di unico. Ed è per questo che nel materiale girato da Benson alcune figure come quelle di Lara, su cui si vede chiaramente che ha un interesse totalizzante, assorbente, emergono come figure, diciamo così, di rilievo filmico anche, insomma, perché tutto di quest'uomo, di questo grande suonatore, emerge come qualcosa che è degno di essere visto, fissato nell'ambito di un discorso filmico. Ora vorrei, per interrompere questa mia loquela,
invitare cortesemente a mostrare il rullo 9. È un rullo di 2 minuti e 40 in cui, ecco, l'inquadratura, come vedete, è fissa. Non ci sono tracce di uso della macchina a mano. Questo probabilmente dipende dal fatto che la Agfa Movex aveva dimensioni, aveva un'ergonomia tale per cui non poteva essere facilmente manovrata. Sono inquadrature, come vedete, sempre rigorosamente realizzate su cavalletto, quindi questo aumenta ancora di più la fatica, la tensione, ma sono immagini che sorprendentemente per la maggior parte sono quasi tutte sempre a fuoco. Sono quindi anche ottime dal punto di vista della regolazione. Dov'è questo posto? Questa dovrebbe essere Villa Puz. E come si vede da queste immagini, emergono molti elementi, e questo qui vorrei arrivare al secondo punto. Ecco, perché queste immagini hanno una forza tale che richiedono e danno hanno una grande ricchezza, come dire, di dettaglio, da essere molto interessanti in una prospettiva che poi, io direi, si può ricollegare a una nozione di transculturalità. Ecco, la cosa particolare è che io non sto guardando gli aspetti naturalmente legati all'etnomusicologia oppure alla coreutica, su cui non avrei veramente, non ho chiaramente competenza. Guardate questo collegamento. Vediamo prima l'immagine di Antonio Lara impegnato nella sua attività principale e adesso lo vediamo con la stessa forza, con lo stesso incedere, con la stessa presenza, impegnato in un'attività da agricoltore. Usa il giogo, fa un'attività di trebbiatura, le donne della famiglia sono impegnate nelle attività di cernitura, le prime attività di selezione appunto, dei cereali mietuti e poi trebbiati. E qui c'è un'attenzione che probabilmente deriva da quella attitudine portata anche da una certa cinematografia germanica, tedesca, alla concatenazione, allo studio delle catene operative, dei processi tecnici individuati e parzializzati secondo inquadrature specifiche. E poi emergono però tanti altri aspetti. Qui siamo, credo, a Yerzo, nel senso che le immagini hanno la sequenzialità praticamente e qui finisce il rullo, come vedete. Nel senso che tutto il materiale, erano circa, credo, 20 rulli, da 2 minuti e 45, quindi sono utilizzati fino all'ultimo, fino all'estremo, per documentare tutto quello che era possibile. Qui verrei al secondo punto, che mi sembra meritevole di interesse. Qual è il tipo di realtà che emerge da questi materiali? E qui torno di nuovo a Lucas e a Agliani, che hanno fatto un'altra osservazione, secondo me interessante molto. Benson non è interessato al passato, non è interessato a una tradizione, a una dimensione tradizionale ingessata, e forse eventualmente interessato alla dimensione dell'effetto di questo passato e di questa tradizione sul presente. Ma quello che noi abbiamo e quello che a lui interessa è documentare una situazione di assoluta contemporaneità. E queste immagini hanno molti di questi tratti. La Sardegna qual è? La Sardegna è una Sardegna del 1962. Dal punto di vista politico, la Sardegna del 1962 e sta storicamente e politicamente affrontando il grande tema del piano di rinascita. Siamo nell'ambito, cioè, dal punto di vista politico, di un quadro autonomistico ormai avviato da un paio di decenni, in cui le forze politiche, nate dalla Costituzione italiana, stanno producendo uno sforzo considerevole nell'avviare in vari luoghi e anche in Sardegna un discorso sulla modernizzazione. C'è tutto un quadro molto interessante di lavoro di intellettuali, i nomi sono Michelangelo Pira, sono Antonio Pigliaru, sono Lacconi, ma sono
cattolici importanti, appunto come tutti quelli legati al mondo democristiano, che stanno, soprattutto sassarese, che stanno producendo comunque un dibattito che è un dibattito per molti aspetti, l'ho potuto scandagliare, che di livello niente affatto piatto, niente affatto banale. E c'è un quadro però di realtà concreta in cui una serie di eventi stanno rapidamente mutando anno dopo anno tutto il quadro complessivo della vita dei luoghi tradizionali. Nel 62 abbiamo già un picco molto enorme, molto grande del flusso della prima immigrazione, abbiamo uno restringimento e un progressivo svuotamento delle campagne e abbiamo, come dire, una serie di interventi che mirano a creare poi i presupposti di quello che sarà una politica di programmazione, una politica industriale che sconvolgerà parte del territorio. Dalle immagini di Benson cosa emerge? Emergono una serie di indizi interessanti, emerge ad esempio che il quadro generale dei consumi è cambiato, emerge il fatto che in questa situazione estiva, in questo arco estivo del 62 in cui Benson lavora, le produzioni in grande serie, come dire, le calzature, gli abiti di cotone stampato, le magliette fatte in serie, una serie di svaghi che si collegano, come dire, a una forma sia pure timida di modernità, emergono e stanno chiaramente intaccando rapidamente, stanno intaccando, sono presenti e si stanno affermando come elementi normali, diciamo così, di vita. Questo in qualche misura emerge a vari livelli, nelle scene anche appunto all'interno dei zilleri, delle bettole, a livello delle fogge, degli abiti, in quello che le donne, come dire, in quello che le donne indossano, in quello che indossano gli uomini e così via, insomma. Esiste un quadro in mutamento che il nostro sta toccando, sta collegando. In secondo luogo direi che emerge anche una forte volontà da parte di Benson di lavorare sul piano della pluralità di piani. Noi non vediamo soltanto appunto aspetti coreutici o musicali, ma vediamo tutto quello che collega questi aspetti al resto della vita quotidiana. E vediamo anche, come dire, la diversa dimensione della musicalità. È molto bella e molto interessante vedere come la realtà amicale dello svago, soprattutto maschile, nelle bettole, si colleghi all'uso della musica come elemento sacro. Ma emerge anche la sensibilità del nostro Benson al tema del rapporto conflittuale a volte fra la dimensione appunto della musica come dimensione pubblica e invece il controllo e l'ostilità di altre agenzie culturali come la Chiesa che controllano questo aspetto. C'è un'immagine che non possiamo vedere adesso in cui chiaramente alla fine della processione Lara sta entrando in chiesa e sta praticamente continuando a suonare e c'è il sacerdote che gli fa proprio segno di smettere e di non farlo più. Questo è il terzo aspetto, è un aspetto che mi rendo conto di essere, forse sto abusando troppo della vostra pazienza. Il terzo aspetto, però vorrei trattarlo brevissimamente, chiedendo gentilmente di far vedere la bobina numero uno e poi finiamo. Dovrebbe essere il rullo 1 invece, gentilmente, grazie. Dovrebbe essere quello, vediamo un po'. Questa dovrebbe essere la processione di Mesaustu a Villa Puzzo. Questa è la moglie di Lara che sta adornando il passaggio della... Ecco, come vedete, al passaggio della processione quasi tutti si girano verso Benson e osservano.
gli uomini osservano di meno, in maniera meno sfacciata, diciamo così. Ma il punto che volevo toccare non era questo. Aspettiamo ancora un attimo. Sì, c'è una lunga teoria di persone che si avvicinano. Dovrebbe adesso comparire, dopo questa immagine di persone che aspettano, e che individuano proprio anche l'intenzione di Benson di cogliere tutti gli aspetti dell'evento, ci dovrebbe essere. Ecco, questo aspetto. Parlavamo prima del gioco, del fatto che Benson è implicato in un gioco e che suscita un gioco. In questa inquadratura non succede nulla, c'è soltanto una preparazione e un momento di attesa. Qui cambia la focale, ma siamo sempre in questo quadro di sospensione. Si vede Lara. E si vede una quantità notevole di persone che stanno dietro Lara e guardano. Cosa guardano? Guardano Lara che prepara il suo strumento e poi inizia l'esecuzione. Io penso che questa immagine voglia dire anche una cosa in più, perché le persone che stanno sullo sfondo non stanno guardando solo Lara, stanno guardando un danese venuto in motocicletta da molto lontano, che ha montato una cinepresa verso Lara e verso il pubblico e che sta filmando e che sta portando un interesse e un'attenzione verso di loro, che è probabilmente vissuto come un fatto straordinario. E questo fatto straordinario è un oggetto di attenzione, di osservazione e di visione da parte degli stessi presenti. Sto soltanto ipotizzando che in questa situazione si stia attivando veramente una reciprocità di sguardi, una reciprocità di partecipazione a un evento che lega a diverse persone. Queste persone recitano se stessi, sono implicati nel gioco, sanno che faranno la parte di pubblico che sta seguendo un evento ugualmente ritenuto importante. Insomma, questo è il gioco in cui Benson è implicato e questo è il gioco che Benson ha suscitato in maniera appunto anche così semplice, ma anche con grandissima volontà e con grandissima attenzione e entusiasmo. Tutto qua. Grazie. Bene, grazie al professor Felice Tiragallo, docente di antropologia presso l'Università di Cagliari, e poi a Ribausa Savini, mo tocca ad assumere domo, lo dico in sardo perché lui ci tiene. Tra l'altro mi domando come ti fai a Benson a comprendere su sardo, perché io sono andata in Ividas dove l'italiano non si parlava e io ha comprendito tutto. Vabbè, ci avviamo. Posso chiederle cautamente, gentilmente, di rendere un epilogo, insomma. Grazie. Perfetto. Questa è per andare avanti, vero? Questa freccia? Sì, vabbè, ma poi
Questo è un PowerPoint che ho fatto su Benzo, ma non ve lo propongo, devo solo arrivare verso la fine, quando parliamo delle pubblicazioni. Vabbè, questo ve lo dico però, perché è Benson con Roland Kirk a Copenaghen, a casa di Benson, quando praticamente Benson ha fatto fare degli strumenti ad Antonio Lara per Roland Kirk. Quando andate a vedere la biografia di Roland Kirk, che abitava a Copenaghen in quegli anni, Roland Kirk comincia a suonare il sassofono col fiato continuo dopo il 62. Lo dice, beh, e lo ha imparato da Benson con gli strumenti che gli ha fatto Antonio Lara. Questi strumenti, vabbè, me li ha dati Line Alskov, quella che è adesso la direttrice della Folkemindesamling a Copenaghen. Aveva tutta la cassa degli strumenti di Benson e me li ha regalati. Ma queste sono piccolezze, se andiamo avanti a raccontare storie non dovrebbe essere opruso. Benson la laurea, gli amici, ecco qui, va bene, questo poi lo... No, io volendo riepilogare un pochino tutto quello che è successo da stamattina, un pochino quello che hanno detto gli amici Ignazio e Felice, cioè tutto quello che è successo in questo diciamo, passaggio di Benson in Sardegna, e quello che rimane, per fortuna, oggi sono naturalmente molti documenti che per noi sono fondamentali per la conoscenza della nostra terra, della nostra cultura, per conoscere noi stessi e per capire come ci possiamo muovere all'interno di questa nostra realtà. E ancora quello che rimane sono buona parte di opere della Sardegna che, come avete visto prima con il contributo di Anne Mette, no, sono ora depositate in Danimarca. Allora, cosa c'è? Il riepilogo. Ci sono le registrazioni sonore delle Launeddas, circa 400, ci sono le registrazioni sonore di Nule, dove ci sono, non le ho ancora contate, ma sono tantissime, ci sono le fotografie, ci sono i filmati, ne abbiamo parlato abbastanza, e ci sono le opere, gli oggetti etnografici della collezione che sta nel Museo Nazionale di Danimarca, gli strumenti musicali e poi materiali personali che in qualche modo sono legati alla Sardegna. Allora, stamattina vi ho raccontato come io sono caduto all'interno di questo gioco, mi piace la parola che ho usato Felice, di questo gioco di Benson, dove ci sono ormai da 45 anni e non riesco a uscirne, perché anche se ormai l'anagrafe mi porta molto avanti, però quello che è bello è poter continuare a giocare. Non lo so se questo lavoro qui in qualche modo mi dà forza anche per andare avanti, altrimenti sarei finito in un bar a bere birra o sarei finito a giocare a carte da qualche parte. In tutto questo lavoro, che è stato buona parte della mia vita, da quando avevo 26 anni, e per chi non c'era stamattina, tutto inizia da questo libro. Peter, I started all the stories from here, from this book, which belongs to the conservatory in Cagliari. Io ho letto questo libro nel 76, non voglio ripetervi la storia, ma grazie ad Antonio Di Malta, allora ho conosciuto Benson, ho fatto le fotocopie, ho iniziato a tradurre, ho iniziato a interessarmi e via. Parte da questo libro qui. Ho chiesto ieri al direttore se si poteva esporre, perché la mia storia inizia qui. Un libro ti cambia la vita. E dicevo, in questo lavoro qui, il primo obiettivo era questo, della pubblicazione del libro di Benson, che era urgentissimo. Io ero meravigliato del fatto che non esistesse una traduzione in italiano del libro di Benson. Però mi scontravo con una realtà in Sardegna che non voleva assolutamente sentire parlare di Launeddas. E quindi io ho proposto questa pubblicazione, che se io non sono un traduttore, ci sono molte cose che non vanno bene nella traduzione, però intanto è uscito. E io ho proposto questa cosa a diversi editori della Sardegna e lo hanno tutti rifiutato. Questo era il mio primo goal, il mio primo appuntamento, che invece si è concretizzato nel 2003 per un gioco che adesso non vi racconto, ma un giorno ve lo potrò dire. Quindi questo è il primo lavoro. Prima di questo abbiamo fatto il film di Benson nel 92, iniziato con Fiorenzo Serra, quindi quella è un'altra pubblicazione delle cose di Benson, materiali cinematografici.
E poi sono andato avanti con il libro di Ortacesus, uno dei Danimarca Beni da Calculai, dedicato alla poesia sarda, perché Benson, una volta finito il lavoro sulle Launeddas nel 59, aveva praticamente concluso, anche se non aveva ancora pubblicato il libro, lui si dedica alla poesia popolare in Sardegna, specialmente alla poesia improvvisata, perché in una delle sue, dei suoi articoli dice: mentre in tutta l'Europa la poesia è appannaggio delle classi abbienti oppure degli intellettuali, in Sardegna qualunque pastore, contadino o pescatore riesce a esprimere i propri sentimenti con la poesia, e per lui questa era una cosa incredibile, per cui si butta nel lavoro della poesia improvvisata e praticamente cerca di fare un lavoro comparato tra la Danimarca e tra l'Università di Danimarca e l'Università Sarda con Cirese, che all'epoca era Cagliari. Lui trova il registratore, perché dovete sapere che Cagliari all'epoca aveva già un registratore, un Uhr, se non erro, no? Che c'è ancora all'Istituto di Storia della Musica, forse sopra, però il registratore non poteva uscire dall'università. Spiegaglielo a Peter, così poi da ridi. E allora lui, Benson, trova il registratore in Danimarca, trova i nastri, trova i soldi per la ricerca, forma Aristide Murru e forma Burranca come ricercatore per andare a fare la ricerca sulla poesia, e questo progetto abortisce. Lui scrive in una lettera: per le complicazioni politiche e culturali della Sardegna, insomma, questo progetto abortisce. E da lì parte però per il progetto di Nule. Dopo questo lavoro qui del 62, fatto, ma il film è fatto en passant, cioè lui era venuto qui per la poesia nel 62 con Jonssonne, il suo amico poeta, che naturalmente anche lui mi ha lasciato tutti gli appunti, tutti i materiali, e si butta sul lavoro più importante, che era quello di Nule. Cioè lui a Nule allora diventa veramente antropologo e cerca di lavorare per creare un sistema, un tipo, una nuova metodologia di ricerca di ricerca antropologica. E Nule la scandaglia, lo ha fatto anche con gli altri paesi, ma Nule la Davurri da Sombressi, cioè proprio non so come si dice in italiano, comunque la scandaglia da sotto tutti i punti di vista, tutti quanti, cioè dalla musica ai racconti, ai furti, al bestiame, ai sistemi, cioè alla pratica del dono, dello scambio, eccetera, eccetera. E lascia, per Nule lascia un sacco di materiali che sono circa 1500 pagine di cose scritte, trascrizioni delle registrazioni, oppure appunti suoi e appunti di Ruth, la moglie che lavora con lui. Poi naturalmente muore a 35 anni, si erano già separati con Ruth, lui muore, e tra l'altro in Danimarca in quegli anni non informavano la persona che era malata di cancro che stava per andare via, che aveva finito la sua vita praticamente, e quindi non ha avuto lui nemmeno il tempo di riuscire a dare disposizioni per i suoi materiali. Cioè i suoi allievi che aveva all'Università di Copenaghen, praticamente ognuno aveva un aspetto della ricerca della comunità di Nule, ma poco sapevano di quello che stavano facendo gli altri. E quindi i suoi materiali, cioè una parte sono all'Istituto Etnografico di Nuoro, che gli aveva mandati Maria Giacobbe, e una parte Adrian Benson, il fratello, li ha recuperati in Groenlandia, da quella ragazza che era allieva di Fridolin, Susanne Bardin, probably you know her, e praticamente la copia dei materiali, che credo sia uguale a quella che ha Nuoro, Adrian me l'ha mandata, perché gliel'ha data Susanne Bardin, che l'aveva conservata. Insomma, tra il libro delle Launeddas, il film, il libro di Ortacesus, il libro fotografico di Nimbus, dove ci sono le fotografie, il libro fotografico è il libro su Otana, e poi l'altro CD che abbiamo fatto, io credo di aver pubblicato forse il 20% delle cose di Benson.
20% è niente. Se pensate che soltanto di Antonio Lara ci sono 84 registrazioni, solo Antonio Lara. Quindi c'è da fare dischi, c'è da fare produzioni, eccetera, eccetera. Però quello che ci vuole per pubblicare sono i soldi che mancano e quindi c'è un grande problema. Però andiamo avanti fino a quando possiamo. Un lavoro fatto ultimamente grazie a un finanziamento di Culture Lab è che io ho praticamente digitalizzato tutto quello che c'è di Benzo, ma soprattutto ho fatto il catalogo delle cose di Benson, seguendo più o meno l'impostazione del Museo Nazionale, e quindi sulla base di quel catalogo lì ho aggiunto qualcosa, cioè la traduzione in italiano delle schede, tutti i riferimenti dei materiali che potevano essere l'uso di che tipo di macchina, tipo di pellicola, eccetera. Poi ho dato una catalogazione di Scandula, un catalogo di Scandula a fianco al catalogo che dava il Museo Nazionale. Ed è un lavoro che stiamo pensando di fare. Susanne Bardin un pochino ha detto che hanno intenzione di mettere in rete tutto quanto, e questo lavoro qui, per quanto riguarda le registrazioni, le fotografie, eccetera, di Benson, lo abbiamo già fatto in italiano, inglese e anche in danese, perché le schede... avete visto oggi pomeriggio, sto perdendo il senso del tempo, quella scheda che ha fatto vedere Anne Mette riguardo agli strumenti, non so, alle launendes oppure quella specie di bastone per grattarsi, no? Cioè loro mi hanno mandato quella scheda e io ho linkato anche la scheda originale, per cui si può leggere in danese, in inglese e in italiano, con le date, eccetera. È stato un lavoraccio, perché non è facile, specialmente se non sei del mestiere, specialmente se gli occhi non ti danno molta forza per leggere il computer, perché poi ti stanchi. E abbiamo fatto questo lavoro qui, che spero di condividere insieme alla digitalizzazione delle fotografie, che loro non hanno ancora al Museo Nazionale. Spero di condividerle con loro e di fare un archivio comune, in modo che siano disponibili in rete per tutto il mondo, non solo per i sardi o per i danesi. Quindi non vi voglio tediare con lunghi discorsi, questa è la situazione, c'è molto da fare. In più, oltre tutte queste cose, forse l'ho accennato prima, non so, stamattina, cioè Iscandula continua a ricevere dalla gente materiali che sono appartenuti a Benzo, e ve l'ho detto stamattina, l'ultima cosa è il fratellastro che mi ha detto: Dante, ho il contrabbasso di Benson, e quindi dice te lo devo mandare. Io ho detto aspetta un attimo, facciamo una spedizione vera e propria, non mandato così, no? Perché potrebbe rovinarsi, e il fratello non si vuole disfare, vuole darmi il contrabbasso, e per me è una grandissima piacere, emozione, così come accennava Felice Keld Emma Petersen, che era un amico di Benson, gli ha prestato la cinepresa per fare il film, no? Quella che avete visto proiettata, io ce l'ho a casa, che è la stessa che mi ha regalato Keld Emma Petersen con i tre obiettivi. E lui, Keld Emma Petersen, tranquillamente, quando ha saputo che io avevo fatto il film di Benzo, io avevo prodotto, poi l'ha fatto Fiorenzo, e lui subito gli ha detto a Christian Niles, gli ha detto: Dante deve avere la macchina originale con cui è stato girato il film. E me l'ha data, sono andato a Copenaghen, gli ho fatto un'intervista e mi ha regalato la camera. Questo, le lettere della famiglia, gli oggetti, gli amici di Cambras e di Oristano che mi hanno dato, dopo Peppinetto Azzurri mi ha dato i suoi libri, lettere, eccetera. Insomma, c'è un sacco di materiale che io amerei molto mettere a disposizione, cioè lo è, le persone che sono interessate sanno che il materiale disponibile può essere consultato, però mi fa piacere anche offrire il caffè, una birra, un bicchiere di vino a chi viene a casa a consultare queste cose, però sarebbe molto più giusto che la Sardegna si rendesse conto che queste cose devono essere per tutti, anche perché se a me un libro ha cambiato la vita, ad altra gente una suonata, un film, una cosa può dare un percorso nuovo che non è male, è civiltà. Vi ringrazio. Non ho mostrato niente, non vi va in nulla, fregate, va bene così. Oh, ragazzi e ragazze soprattutto,
Io direi che chiudiamo qui perché si è fatto tardi e molti devono andare a mangiare, devono andare a cenare. Quindi, Giovanni, fai tu i ringraziamenti. Peter, he was the voice of the Sardinian radio, no? He and a friend of him that you will see tomorrow. They were the speakers of the radio in Sardinia. And he's quite a nice person, so each time I call him, he's ready to help me. Io non ho sentito neanche una delle cattiverie che hai detto, ho capito che... Dapunato, questa persona è importante in San Radio, no? E che mi usa i cipendi di un'altra edizione disponibile a maggiorare. No, grazie. No. Ma serve a tutti, no? No, tengo famiglia. Tengo... grazie. Prego.